La testimonianza di oggi con Rosanna Di Lella si collega, come dire, in modo perfetto con la precedente testimonianza, quella che c'è stata i primi di aprile con Elisa Bonaccini. In entrambi i casi, oggetto di queste testimonianze è il racconto al museo, cioè in che modo appunto questi musei, possono raccontare se stessi ai cittadini, ai visitatori. Con Elisa Bonaccini abbiamo provato a capire in che modo i musei possono essere social, quindi possono utilizzare Facebook, Twitter e tutti i canali social per accostare il pubblico, per offrire anche un'immagine di se stessi dinamica, vitale, alternativa, fresca. Oggi con Rosanna invece Di Lella proviamo a capire oggi e poi anche appunto domani in che modo il museo può raccontare le storie che contiene, che sono contenute nelle proprie collezioni, nei propri reperti. Spesso appunto quando visitiamo i musei è difficile che qualcuno ci racconti le storie che si nascondono dietro ciascun reperto. Molto spesso dobbiamo accontentarci di quanto è scritto nelle didascalie o nei pannelli, se ci sono, non è detto che ci siano. Il Museo Pigorini ha provato a fare un esperimento molto interessante, che è quello appunto di coinvolgere il pubblico, ovviamente una comunità selezionata appunto di visitatori, per raccontare le proprie collezioni. Questo progetto al Museo Con Patrimoni Narrati per Musei Accoglienti è in corso, si concluderà breve. C'è anche un sito dedicato appunto a questo progetto, www.almuseocon.it, beniculturali.it. C'è anche un canale YouTube dove si possono vedere anche alcuni video che illustrano un po' quanto fatto sinora. E appunto Rosanna Di Lella, che è un'antropologa che da anni appunto collabora con il Museo Pigorini di Roma e che fa parte dello staff di questo progetto, quindi l'ha seguito passo passo, oggi ci illustrerà i risultati che sono stati raggiunti, quelli che evidentemente si auspicano possano essere raggiunti e in che modo anche questo progetto potrà evidentemente continuare anche dopo appunto la sua chiusura ufficiale. E appunto sentendo questa esperienza possiamo anche capire in che modo questo progetto può essere un esempio, un modello per gli altri musei. Ora io mi auguro che qualcuno insomma, della soprintendenza si affacci perché sono come dire, occasioni preziose che andrebbero sfruttate al massimo grado e che dovrebbero essere, come dire, un punto di partenza, una fonte di ispirazione per poter agire in tal senso, perché evidentemente c'è ancora tantissimo da fare per raccontare il nostro patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico, antropologico. Non rubo altro tempo, lascio subito la parola a Rosanna, facciamo una pausa più o meno a metà incontro, se avete domande, dubbi, potete chiaramente porle direttamente a Rosanna. Okay. Grazie per la presentazione, grazie Giovanna Baldassarre, grazie agli organizzatori di questa giornata per aver dato l'opportunità a me e anche a tutto il gruppo di lavoro in qualche modo ad essere, insomma, essere presenti qui e raccontare il progetto al Museo Con. E ringrazio anche voi che siete presenti e prima di tutto appunto vorrei spiegare un po' come si strutturerà questo incontro. E chiaramente io vi presenterò il progetto al Museo Con, soprattutto raccontandovi il processo che abbiamo, il lungo percorso che abbiamo realizzato in questo anno di lavoro e vi appunto racconterò anche come il Museo Pigorini e perché il Museo Pigorini, il Museo Nazionale Preistorico e Etnografico Luigi Pigorini è arrivato a progettare un lavoro di questo tipo e quali sono state appunto le tappe fondamentali della sua realizzazione e quale appunto, come diceva
Giovanna quali sono gli esiti futuri. E, vi chiedo intanto appunto di considerare questo incontro come un setting appunto laboratoriale il più possibile, quindi io spiegherò, insomma, vi racconterò le varie fasi, però appunto potete interrompermi, fare domande, insomma non abbiate timore, qualsiasi domanda è ben accetta e può essere appunto uno stimolo per me per spiegare alcuni punti che semmai tralascio o degli elementi, insomma, che do per scontato, quindi insomma domande ben accette. E appunto veniamo al Museo Con, il progetto al Museo Con, patrimoni narrati per musei accoglienti. E, innanzitutto in questa prima slide abbiamo in qualche modo i quattro punti nodali su cui, diciamo, si costruisce la missione di questo progetto. E il progetto appunto vuole essere un lavoro sperimentale, è stato un grande cantiere di progettazione condivisa, in cui appunto abbiamo cercato di sperimentare nuove forme di mediazione del patrimonio culturale, cioè lavorare insieme a diversi partner, poi li vedremo in un'altra nella slide successiva, e alla progettazione, alla realizzazione di nuove forme di pensare il museo e di pensare la comunicazione del museo, come il museo si presenta, attraverso quali forme, attraverso quali strategie. E nel fare questo, appunto, vi dicevo, la collaborazione, quindi una parola chiave è appunto questa della partecipazione, quindi andiamo al punto, al secondo punto, il progetto si è costruito intorno a una necessità, un desiderio, quello di avvicinare il pubblico e di progettare dei contenuti museali e delle forme di apprendimento dei contenuti museali. Con una prospettiva partecipativa e collaborativa. E un altro punto centrale del progetto è stato quello di promuovere delle modalità alternative e innovative di visita alle collezioni. E siamo abituati appunto a visitare i musei attraverso e di avvicinarci alle collezioni appunto attraverso dei contenuti che sono i pannelli delle didascalie. Questo progetto non si sovrappone e non sostituisce la comunicazione classica, la strategia di comunicazione classica del museo, ma aggiunge un arricchimento a quello che già i musei fanno. E appunto, ultimo punto, ma molto importante, appunto, che già suggeriva e anticipava Giovanna Baldassarre, il desiderio, appunto, la volontà di coinvolgere attivamente i visitatori nell'osservazione e nella presentazione in forma narrativa degli oggetti esposti. E, mi fa appunto particolarmente piacere presentare questo progetto qui, proprio perché appunto il progetto volge alla sua conclusione. E diciamo che stiamo terminando la fase di realizzazione del progetto. I risultati di questo primo anno di progettazione condivisa saranno presentati l'11 e il 12 giugno in due giornate, la prima al Museo Pigorini, durante la quale appunto presenteremo il progetto insieme a tutti i partner, e la seconda al Museo Nazionale d'Arte Orientale, sempre di Roma, che è il museo partner del Museo Pigorini in questa avventura. In questa seconda giornata approfondiremo degli elementi, dei punti chiave del progetto in una giornata di studio, confrontandoci anche con altre esperienze nazionali. Quindi, detto questo, altri elementi fondamentali per inquadrare il progetto, quindi in questo modo per darvi una piccola introduzione sugli ambiti nel quale appunto il progetto ha operato e le parole chiave appunto che hanno animato il lavoro collettivo, appunto abbiamo tre parole: l'accesso, quindi
una degli obiettivi e delle finalità era proprio quella di rendere più democratica la conoscenza del patrimonio, la partecipazione, ne ho già parlato, quindi il tentativo di coinvolgere pubblici differenziati nelle politiche istituzionali, quindi non solo rivolgerci al pubblico, sperimentare nuove forme di racconto del museo per coinvolgere i pubblici, ma coinvolgere il pubblico nella progettazione stessa dei contenuti del museo e delle forme di rappresentazione del museo. E appunto veniamo alla terza parola chiave, appunto la rappresentazione, cioè rendere il museo un luogo di rappresentazione di contenuti culturali, ma anche di autorappresentazione attraverso l'inserimento, l'inclusione di narrative plurali, quindi superare in qualche modo l'idea di un museo che ha un solo racconto, una sola linea narrativa, un solo modo di presentarsi al pubblico, ma includere i punti di vista del pubblico nella rappresentazione che il museo dà delle proprie collezioni e degli oggetti esposti. Come siamo arrivati alla progettazione di questo lavoro e di questo programma di inclusione, di partecipazione, di accesso e di nuove forme di rappresentazione museale? In qualche modo la domanda che ha animato il lavoro del Museo Pigorini negli ultimi anni è quella che appunto trovate su questa slide. I musei sono dei luoghi accoglienti? È un po' una sfida, una domanda, una missione, un obiettivo. E quindi negli ultimi anni, già dagli anni insomma, 90, il Museo Pigorini sperimenta forme di dialogo con il pubblico attraverso dei progetti educativi. Negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2008, il Museo Pigorini ha lavorato in modo più assiduo e più continuativo con i pubblici in un'ottica partecipativa e collaborativa. Quindi queste prime esperienze hanno dato stimoli e hanno fatto crescere il lavoro del museo nell'ascolto col pubblico, ma hanno fatto anche emergere dei dati anche critici del rapporto tra museo e pubblico, soprattutto per quanto riguarda i pubblici legati appunto a quello che viene definita la diaspora, cioè le associazioni, i nuovi cittadini, i migranti, E da questa prima progettazione alla domanda i musei sono dei luoghi accoglienti, la risposta è stata critica, perché questa che trovate qui, la risposta, il museo è un paese straniero, è una frase che il coordinatore del progetto, dell'attuale progetto al Museo Con, Vito Lattanzi, ha appunto definito nel momento in cui, in uno dei momenti della progettazione condivisa con i pubblici di migranti. Qual era il contesto? Il contesto, appunto, vi dicevo, siamo nel 2008-2010. Il Museo Pigorini partecipa al progetto REDMI, la prima edizione del progetto REDMI, che sta per Rete Europea delle Associazioni della Diaspora e di Musei di Etnografia, un progetto europeo appunto incentrato sulla promozione di forme di museografia partecipativa, che aveva appunto diversi musei europei in partenariato. Capofila della prima edizione era il Musée Royal de l'Afrique Centrale di Terburen, di Bruxelles, che aveva già sperimentato delle forme di collaborazione e di partecipazione con delle associazioni di migranti provenienti soprattutto dall'Africa. E il Museo Pigorini entra in questo progetto, in questa avventura, insieme ad altri musei europei, il Museo di Quebrelli, il Museo Etnografico di Stoccolma e appunto il Museo dell'Afrique Centrale di Terburen. Il tema del progetto
era appunto la maschera, il tema della maschera, quell'oggetto transculturale. Cioè i vari musei avevano deciso di collaborare e di aprire le proprie porte alle associazioni della diaspora di diversi paesi coinvolti per progettare e sperimentare forme di collaborazione intorno a un tema, quello della maschera, che appunto può essere considerato come un oggetto transculturale e universale. E, il centro, il cuore, era appunto la collaborazione tra i musei etnografici e le associazioni le associazioni della diaspora, quindi associazioni di migranti che vivono in Europa, in un'ottica di promozione della cittadinanza attiva, quindi i pubblici, i marginali della diaspora che vengono in qualche modo accolti e invitati dai musei per contribuire alla definizione della politica culturale dei musei etnografici. Dopotutto i musei etnografici raccolgono oggetti di altre culture, e spesso però nella costruzione della rappresentazione museale i soggetti, appunto, le persone che provengono da quei contesti sono in qualche modo esclusi dalla collaborazione. Quindi questo progetto voleva in qualche modo costruire un ponte tra la società civile e i musei per rimettere in discussione anche il punto di vista unico del curatore sulle collezioni etnografiche attraverso il contributo dei migranti. Le attività sono state varie, atelier scientifici, un colloquio internazionale a Roma proprio sul tema della maschera, che è stato appunto organizzato in quegli anni, e un'esposizione finale dedicata alla maschera che è stata realizzata al Museo Royale della Fille Centrale. Questo primo progetto, diciamo, può essere considerato proprio come la prima matrice del progetto che invece andiamo a presentare oggi, quindi al Museo CON. Vi porto indietro nel tempo proprio perché è importante capire, visto che vorrei presentarvi questo progetto nella sua fase, nella sua dimensione processuale, capire appunto qual è stato il percorso che ci ha portato al progetto, al Museo CON. Durante il colloquio internazionale dedicato alla maschera che si è tenuto al Museo Pigorini, e insieme a diverse associazioni della diaspora residente a Roma, tra cui Associna, la comunità peruana di Roma e altre associazioni legate al contesto africano, e uno degli invitati, Filomeno Lopez, un giornalista e filosofo, durante il suo intervento disse più o meno queste parole, che poi vennero riportate in questo articolo apparso nel 2009 in Studi Culturali col titolo La danza indanzabile, il museo etnografico e le nuove maschere. L'intervento era in qualche modo, diciamo, apriva una zona di frizione, come si dice. Noi, i musei in quel contesto avevano cercato una zona di contatto, avevano cercato di entrare in relazione con le associazioni della diaspora per ampliare la missione e gli obiettivi del museo stesso. In questo caso la reazione è stata, insomma, si è concretizzata anche nell'apertura di un proficuo, se vogliamo, una proficua zona di frizione, quindi di conflitto tra la diaspora, tra i migranti, il punto di vista dei migranti e i musei e le loro pratiche e politiche. E quindi, Filomeno Lopez diceva: se guardo la mia situazione di negro africano nel contesto geopolitico mondiale in cui viviamo ancora oggi, non posso non sottolineare che essere invitato a partecipare a un dibattito sulle identità e le maschere in un museo etnografico costituisce per me un invito a danzare una danza indanzabile. In qualche modo l'ingresso delle diaspore nel museo non era del tutto pacifico. Sappiamo che i musei di etnografia nascono appunto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento a partire dalla raccolta di collezioni provenienti dai contesti delle colonie,
E quindi il passato che in qualche modo i musei etnografici, il fardello che i musei etnografici si portano è ancora da metabolizzare, ancora da, da alleggerire. Quindi diciamo, questa prima apertura ha, con il progetto Redmi ha fatto emergere da un lato questa frizione, appunto, un passato non ancora metabolizzato che costituisce, quindi si trasforma poi nella percezione del museo da parte delle diaspore come in un luogo, diciamo un cimitero, dove vengono conservati degli oggetti privati di contesto, che muti, che non parlano più nessuna, non raccontano più nessuna storia, proprio perché la trasformazione, cioè che il viaggio che gli oggetti hanno fatto dai contesti di origine ai musei ha trasformato completamente lo statuto dell'oggetto e gli oggetti si trovano appunto inseriti in un contesto che fa riferimento ai criteri di catalogazione propri dell'Occidente, e quindi gli oggetti mostrati, esibiti nei musei etnografici non parlano più la lingua, diciamo, dei contesti originari. Quindi questa danza indanzabile. E nello stesso momento, parallelamente al progetto Redmi 1, in occasione del progetto mosaico promosso dal Ministero dei Beni Culturali, il Museo Vigorini aveva organizzato anche questa mostra laboratorio didattico, Saperci fare, educazione e comunicazione interculturale al museo, coinvolgendo le associazioni e i referenti delle associazioni che erano in partenariato nel progetto europeo nella realizzazione di questa mostra collaborativa, che era costituita da 4 iperluoghi, così li avevamo definiti, uno dedicato al contesto, ad alcuni contesti socioculturali cinesi, altri legati all'Africa subsahariana, al Marocco e il Perù. Per ognuno di questi luoghi le associazioni avevano collaborato attivamente alla costruzione dell'iter allestitivo e alla realizzazione poi di laboratori e di visite guidate tenuti proprio dai migranti, dai referenti delle associazioni. E diciamo che l'esperienza con soggetti migranti aveva in qualche modo portato anche a immaginare comunque la grandissima potenzialità di uno scambio anche dal punto di vista della didattica e quindi della progettazione di percorsi educativi in collaborazione appunto con i migranti. E appunto è stata un'esperienza multiculturale, come dicevo, finalizzata a coinvolgere, divertire, meravigliare e incuriosire il pubblico. Il target era soprattutto gli studenti romani, quindi degli istituti romani che hanno potuto partecipare a questi laboratori. Tutto questo, questi 2 anni di progettazione avevano comunque mostrato dei limiti nella macchina museale, ecco. E quindi la domanda era i musei, allora, dopo sono dei luoghi accoglienti, i musei sono dei luoghi familiari. Anche intorno a questo, insomma, questa più che una domanda è stato un punto critico, ecco, allo stesso tempo un obiettivo e una strada in salita, ecco, perché se da un lato appunto avevamo visto questa diffidenza anche nei confronti del museo etnografico da parte delle diaspore, dall'altro abbiamo potuto appurare anche una indifferenza nei confronti del museo. Allora, quello che i curatori e gli organizzatori, noi, insomma tutto il gruppo di lavoro, immaginavamo non era in qualche modo, non, era stato in qualche modo, aveva, come dire,
in un certo senso eravamo riusciti ad arrivare all'obiettivo, ma dall'altro lato c'era tantissima strada da fare, proprio perché il museo non si presentava come un luogo familiare, come un luogo dove sperimentare delle forme di autorappresentazione e di costruzione della propria identità. Ecco, le diaspore e i migranti, che erano, diciamo, il target principale delle nostre attività, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni di migranti, non avevano risposto con grandissimo entusiasmo per diversi motivi, ecco, che abbiamo via via analizzato, quindi dalla collocazione del museo, quindi in un contesto, diciamo, distante anche dal centro di Roma e dai luoghi abituali della cittadinanza, ma anche alla distanza poi dei patrimoni e delle modalità con cui questi patrimoni venivano presentati. Quindi, però, appunto, i progetti sono, come spesso si dice, delle palestre per migliorare, per portare avanti comunque degli obiettivi e delle finalità, e quindi il gruppo di lavoro del progetto REDMI della prima edizione di REDMI ha voluto continuare questo esperimento, e quindi dal 2010 al 2012 una seconda edizione del progetto REDMI è stata presentata alla Commissione Europea nel programma Cultura. Il progetto è stato finanziato e quindi abbiamo potuto continuare proprio a partire dalle criticità e dalle zone di frizione che erano emerse nella prima edizione. L'approccio, diciamo, e le finalità del progetto Soggetti Migranti in qualche modo andavano nella direzione di andare a in qualche modo potenziare i punti e gli aspetti critici emersi nella prima edizione di REDMI. Con Soggetti Migranti Il tentativo è stato quello di mettere al centro proprio della progettazione un approccio narrativo, cioè un tentativo di modificare, di allargare, ampliare le modalità di comunicazione del museo, proprio nella direzione del coinvolgimento, della partecipazione e dell'accesso ai contenuti culturali legati alle tematiche e agli oggetti esposti. Quindi, in qualche modo, se nella prima edizione di REDMI era emerso appunto che gli oggetti privati di un contesto erano in qualche modo privati di voce, con il progetto Soggetti Migranti abbiamo voluto in qualche modo andare nella direzione di ricontestualizzare le collezioni, ridare voce alle collezioni, di familiarizzare con il museo, e di riconoscere, di incrementare, di valorizzare le risorse delle comunità di migranti romane, proprio nel tentativo di incrementare il processo di riconoscimento negli oggetti. Soprattutto questo pensando alle seconde generazioni di migranti che spesso non conoscono neanche i contesti di origine della propria famiglia e quindi neanche si riconoscono in qualche modo nei contesti culturali che il museo etnografico rappresenta. Quindi la ricontestualizzazione, la familiarizzazione e il riconoscimento avveniva nel progetto Soggetti Migranti attraverso proprio un approccio narrativo, mettendo al centro l'oggetto museale, mettendo in questione l'oggetto etnografico e costruendo intorno all'oggetto etnografico una serie di attività, soprattutto laboratoriali, per dare al museo e all'oggetto museale una nuova vita. L'idea appunto era quella di dare una sorta di terza vita. Sappiamo, insomma, i musei etnografici raccolgono appunto degli oggetti che provengono da un contesto, in questo contesto qualcuno li ha realizzati, qualcuno li ha usati, sugli oggetti sono impresse in qualche modo le tracce dell'uso, gli oggetti sono una testimonianza di vita, di contesti culturali diversi dalla nostra cultura, e quindi presenti in Italia, e quindi
questo tentativo di passare quindi dalla prima vita dell'oggetto, l'oggetto nel suo contesto, alla seconda vita dell'oggetto, quello della sua storia museografica. Sappiamo che tutti gli oggetti arrivano in Occidente e in Italia soprattutto perché hanno compiuto un viaggio, in qualche modo, insomma, dal contesto di origine al contesto museale. Questo passaggio ha determinato anche qui la creazione di storie. Ci sono i collezionisti, ci sono i viaggi di esplorazione, ci sono gli incontri, gli scontri, le guerre. Tutto questo è, diciamo, fa parte della storia sommersa dell'oggetto etnografico musealizzato e costituisce in qualche modo una sua seconda vita. Quindi abbiamo una prima vita, il contesto d'origine, con tutto i suoi riferimenti culturali e umani anche, una seconda vita, il contesto museale, e quello che abbiamo cercato di fare con il progetto Soggetti Migranti è quello di dare una terza vita agli oggetti, partendo dalla prima e dalla seconda, rivitalizzare l'oggetto museale, e costruendo intorno all'oggetto nuova vita, quindi rimettendo questo oggetto all'interno di dinamiche di scambio, di dinamiche sociali, quindi realizzando dei laboratori di avvicinamento alle collezioni in cui i rappresentanti delle diverse associazioni coinvolte, le stesse bene o male associazioni coinvolte nella prima edizione di REDMI, entravano nei dispositivi proprio di creazione del significato culturale del museo. Quindi insieme ai diversi rappresentanti abbiamo fatto questi laboratori in cui l'oggetto museografico era al centro, all'interno dei depositi del museo, facendo in qualche modo entrare degli esterni, in qualche modo, dei non professionisti museali all'interno del museo. Quindi superare anche questa, no, questa grammatica del museo. La grammatica del museo spesso si costruisce, come sappiamo, dalla divisione tra gli spazi accessibili al pubblico e gli spazi non accessibili al pubblico, tra gli spazi della presentazione dei contenuti e quelli della creazione dei contenuti. Abbiamo in qualche modo cercato di superare questa barriera e far partecipare i referenti delle diverse associazioni che collaboravano con noi al progetto Soggetti di Migranti, farli entrare all'interno dei processi di costruzione dell'istituzione museo. E questi laboratori di avvicinamento hanno praticamente, l'esito di questi laboratori è stata la realizzazione di una mostra partecipativa Soggetti Migranti, dietro le cose e le persone. Appunto, il centro era quello di enfatizzare la dimensione narrativa, quindi tirar fuori la voce, la biografia di ogni oggetto, e con biografia appunto intendiamo le tre vite degli oggetti, quella del contesto, nel contesto di origine, nel contesto museale, la nuova vita appunto a cui l'oggetto arrivava dopo i laboratori, e di presentare poi tutto questo in una mostra, in cui appunto gli oggetti presentati erano strutturati secondo un discorso narrativo. C'era appunto tre diverse sezioni, la terra madre, il viaggio e la terra di qui, e in qualche modo tutti gli oggetti erano utilizzati come pretesto per raccontare una storia molto più ampia, la storia della migrazione degli oggetti e la storia della migrazione delle persone. Quindi la storia della migrazione era al centro, e in qualche modo i soggetti e le persone raccontavano parte di sé attraverso gli oggetti, e allo stesso tempo, in modo speculare, gli oggetti del museo riacquistavano una nuova vita grazie alle storie che i vari partecipanti ai laboratori raccontavano a partire dagli oggetti stessi. Questo è, insomma, uno dei setting partecipativi del progetto Soggetti Migranti. Siamo appunto nei depositi della sezione Africa del Museo Pigorini,
e uno dei curatori sta appunto presentando un oggetto e poi solitamente alla presentazione dell'oggetto seguiva una fase di brainstorming in cui ognuno era libero di esprimere le proprie opinioni, i propri ricordi, i propri sentimenti, le proprie storie legate a quell'oggetto, a quel tema presentato dal curatore. E tutti questi materiali poi diventavano contenuti e tracce da sviluppare, da seguire per poi installare, cioè per costruire, diciamo, la mostra. Quindi che cos'è un oggetto senza una storia? Quindi la risposta che ci siamo dati è appunto che gli oggetti dei musei, in qualche modo, per diventare testimoni di una storia, devono essere in qualche modo interrogati. Era questo il lavoro. Interrogare gli oggetti come se fossero persone, facendo emergere appunto da questo oggetto la voce del curatore, ma affiancando la voce del curatore con le voci di coloro che appunto riconoscono in questo oggetto le impronte della propria cultura. Quindi una dimensione multivocale in cui un oggetto può avere più storie e il significato ultimo dell'oggetto sta appunto nella costruzione collettiva di nuove storie, di diversi punti di vista che dialogano intorno all'oggetto. In qualche modo, appunto, attraverso questi laboratori, attraverso la mostra e i soggetti migranti, gli oggetti appunto diventavano un pretesto per la mediazione e la comunicazione di molteplici modalità di lettura e di interpretazione della storia dell'oggetto e del suo valore culturale. Vediamo alcuni esempi. Questi sono degli stralci da alcune didascalie e pannelli della mostra, e sono storie scritte, raccontate, sbobinate a partire proprio dai laboratori di avvicinamento alle collezioni museali. Qui abbiamo un'immagine, uno zemi, si tratta di... Sì? Sì? Sì, allora sì, non c'è problema. Grazie della domanda, perché è un aspetto che invece è molto interessante e che non ho approfondito. La mostra è stata appunto, come dicevo, partecipativa. Abbiamo progettato insieme nel gruppo di lavoro composto da curatori del museo e referenti dell'associazione di migranti tutto il lavoro di allestimento, di scelta degli oggetti e di disposizione degli oggetti nello spazio. Il lavoro poi è stato realizzato da una scenografa che ha interpretato poi le varie scelte attraverso una scenografia molto teatrale, ecco, che dava un'idea di immersione in una storia, come dicevo prima, dalla terra di qui, da un'ipotetica origine del migrante che viaggia, fino all'arrivo nel contesto diasporico. Ogni oggetto, quasi tutti gli oggetti della mostra, avevano spesso una doppia didascalia. Allora, da un lato c'era una didascalia appunto molto stringata, classica, quindi il nome dell'oggetto, il luogo di ritrovamento, il contesto culturale, l'indicazione di una appunto della datazione e chiaramente l'inventario e tutto quanto. E c'era poi una didascalia più esaustiva sul significato culturale dell'oggetto a partire dal punto di vista del curatore. Insieme a questa didascalia classica, che è un modo, diciamo, classico di presentazione dell'oggetto nei musei, accanto agli oggetti è stato posto anche una didascalia più personale, diciamo una storia, un punto di vista scritto, raccontato dai referenti delle associazioni dei migranti che avevano partecipato con noi alla scrittura e alla progettazione della mostra. Quindi in questo caso Sandra, che è il referente della comunità messicana di Roma, questo è proprio uno stralcio da una
un testo molto più ampio che lei ha scritto, che insomma, sì, esatto, riferita all'oggetto, riferita alla più narrativa, molto più personale, un punto di vista molto personale. Quindi Sandra, a partire dall'oggetto, dalle specificità dell'oggetto, in questo caso si tratta di una rappresentazione di un'entità soprannaturale realizzata dalla cultura Taino, che è la prima popolazione con cui Cristoforo Colombo entrò in contatto arrivando in America. Ed è un oggetto molto particolare e singolare perché è costituito da diversi elementi. Ha oggetti, elementi autoctoni come le conchiglie ed altri materiali che erano, diciamo, propri dell'isola di Spagnola, dove appunto l'oggetto è stato creato, ma ha anche presenta degli elementi che fanno riferimento a contesti culturali completamente diversi. Abbiamo le perline di provenienza europea e il corno di rinoceronte che costituisce la faccia, una delle due facce, perché è uno zemi bifronte, una delle due facce è costituito da corno di rinoceronte, che è chiaramente un animale africano. E quindi, diciamo, questo oggetto era stato in qualche modo introdotto nei laboratori per simboleggiare l'unione delle culture e la capacità anche di ogni cultura di inglobare la novità e gli elementi esterni all'interno della propria cultura, componendo anche attraverso la propria la cultura materiale degli oggetti, appunto, che rappresentano in questo caso l'incontro tra la dimensione, diciamo, indigena americana, la componente europea e la componente africana con l'arrivo degli schiavi. Quindi questo elemento, no, della commistione dei vari elementi, di varie componenti tutto insieme in un oggetto, aveva in qualche modo affascinato Sandra, che a partire da questo oggetto e quindi anche a partire dalla sua storia museografica, il fatto che non si sappia come sia arrivato in Italia, chi l'abbia portato, inizia a raccontare una storia. È lo stesso per me, e racconta di una storia personale molto dolorosa legata a un'adozione. Lei era stata adottata e scopre di essere adottata solo dopo anni, e questo oggetto diventa per lei uno stimolo e un pretesto per raccontarsi al gruppo di lavoro e raccontare un punto di vista sull'oggetto in quanto messicana che vive in Italia, ma anche in quanto Sandra, con una sua storia personale specifica. No. Per loro sì, il gruppo era molto eterogeneo, era composto da alcuni rappresentanti delle associazioni africane che lavoravano ancora oggi come mediatori culturali, e quindi che avevano in qualche modo una dimestichezza sia con la cultura materiale africana e non solo, sia con il rapporto, diciamo, col pubblico nella realizzazione di percorsi educativi o semplicemente, appunto, di promozione dei contenuti culturali della propria cultura d'origine. In altri casi i referenti erano persone che non avevano mai lavorato con un museo, che avevano frequentato il museo ma non avevano una vocazione particolare a questo, che si sono, diciamo, trovati per logiche anche legate interne all'associazione a collaborare con il museo, e quindi, insomma, è stato per loro anche scoprire in qualche modo una dimensione assolutamente sconosciuta, ecco. Quindi era molto vario, e questo anche ha determinato dei diversi approcci, diciamo, è stato un elemento di difficoltà, di criticità anche, perché appunto i gruppi non omogenei devono essere le varie persone, poi con ognuno c'è un aspetto particolare da curare, però ha dato ricchezza e, diciamo, ha aumentato ancora di più la multivocalità, la dimensione multivocale del progetto. Ci sono altri esempi, ad esempio questo è un oggetto, il tamburo, che è stato in qualche modo scelto dai due rappresentanti delle associazioni africane, Njapngana e Godefroy Sankara. Era collocato nella sezione Strappi, le ragioni della migrazione, ed era stato scelto, in qualche modo adottato
Jock e da Godefroy proprio perché uno delle due pegli era rotto. Quindi di solito all'interno delle scelte, no, dei curatori e degli allestitori, insomma, è difficile che si scelga un oggetto logorato e rovinato. Di solito appunto i criteri che spingono alla scelta dell'esposizione di un oggetto sono legati alla dimensione estetica, allo stato conservativo. In questo caso invece l'oggetto è stato scelto proprio perché rovinato, ecco, con la. E questo foro nella pelle è diventato un motivo di riflessione, quindi la speranza del migrante è come un tamburo come un tamburo a due pelli, il cui suonatore spera sempre che almeno una rimanga intatta per poter essere suonata. E l'ultimo esempio è, in questo caso appunto abbiamo una maternità, una Yoruba. Anche questo è un oggetto, diciamo, adottato, perché una delle strategie di avvicinamento era quello dell'adozione di un oggetto e la costruzione di storie legate all'adozione. Questa statuetta, che viene appunto sempre scelta da Jock e da Godefroy, appunto diventa una metafora anche della storia dell'arrivo degli oggetti nei musei etnografici, ma anche un modo per raccontare la dimensione della migrazione. Quindi la maternità clandestina che ha ottenuto un permesso di soggiorno al museo, essa riflette allo specchio il migrante che nutre e fa vivere due paesi, consumandosi senza nessuna visibilità. Quindi diciamo, ritornando al discorso, dopo aver fatto questa parentesi per raccontarvi un po' il contesto, quindi siamo alla fine del 2012. E i tentativi appunto di coinvolgere il pubblico dei migranti avevano dato insomma, dei risultati molto soddisfacenti, perché insomma, la mostra era riuscita in qualche modo a costruire un vero ponte tra museo e diaspora e insomma, a costruire nuove modalità di presentazione degli oggetti. E rimaneva però, e rimane ancora aperta, non solo per il Museo Pigorini, ma penso per tutti i musei, la questione appunto dell'accoglienza, cioè della familiarità del pubblico verso il museo. E questo è un commento di una mamma che accompagna appunto dei bambini, raccolto dagli autori che vedete lì, Diversity, c'è cioè un piccolo errore, è riportato dalla studiosa Oper Greenhill. Quindi l'idea di musei non accoglienti, proprio per gli spazi, per i luoghi che li caratterizzano, e quindi quasi delle presenze minacciose, cioè la presenza dei guardiani come appunto girano, ti seguono, ti senti condizionato, osservato. Quindi la questione appunto rimaneva e rimane aperta. Queste sono dei commenti raccolti da Alessandro Bollo e Garimboldi in un articolo presente appunto in questo libro, I pubblici dei musei, che riporta un po' un'indagine qualitativa realizzata con uno dei, appunto, con gli adolescenti, che costituisce uno dei target, diciamo, considerato non pubblico dai musei, proprio per la difficoltà che i musei hanno di essere, diciamo, appetibili e accessibili e accoglienti verso gli adolescenti. Quindi l'insoddisfazione in qualche modo per le guide, il sentirsi in qualche modo costretti da una pratica e un modo di visitare il museo che non si riconosce come proprio, quindi l'elemento di stare in silenzio, di non poter girare liberamente, e anche la distanza stessa delle collezioni. Il modo in cui spesso i musei presentano le proprie collezioni con i linguaggi specialistici, con delle modalità, diciamo, che dialogano e che parlano con le persone competenti, arrivare alle persone, diciamo, non competenti, tra virgolette, è un po'
più difficile. Però ho scelto appunto di presentare un po' questa slide e di focalizzare un po' l'attenzione anche sul non pubblico degli adolescenti, proprio perché risulta un caso limite, perché poi sappiamo benissimo che i musei sono spesso, cioè la stragrande maggioranza dei visitatori è costituita da studenti, ragazzi in età scolare, e quindi poi questo gap tra la visita guidata, in qualche modo somministrata all'interno di un percorso didattico scolastico, e invece la completa indifferenza, se non appunto anche repulsione verso il luogo museo. Quindi quando esci da scuola non hai voglia di pensare, quindi perché il museo appunto viene percepito sempre come un ambito legato allo studio, all'impegno, ecco. Sì, prego. Ed è quella, mi piace capirlo come lo capisco io. Sì, chi ha scritto questa cosa ha capito il senso di un luogo, ha capito veramente tante cose, e sarebbe bello poter comunicare ai ragazzi ma anche agli adulti questo che a me piace capirlo, cioè colgo ed entro in rapporto immediato con l'opera, con lo spazio, con il luogo, e mi piace il confronto, certo. Cioè, e non la spiegazione, cioè non qualcuno che mi somministra, certo, ma quello che diventa il momento per poter dialogare. Se si riuscisse ad impostare una visita, un percorso in quel senso, sarebbe sicuramente opera più che meritoria. Devo dire, nell'esperienza mia ormai di qualche anno, è quello che nel piccolo, almeno in alcune realtà museali, si cerca di fare, per cui il museo non è sempre estraneo. Bisogna dire che è anche molto difficile, perché i pubblici sono ovviamente diversi, quindi non esiste una visita al museo, esistono tante visite, certo, al museo, e bisogna capire con chi ci si va a rapportare. Gli adolescenti sono i peggiori, cioè in assoluto sono i peggiori, la loro è un'età particolare, è un'età cui essere ingabbiati è fastidioso. Però, ripeto, non so l'età, non so la provenienza, però l'ottica è proprio quello, per percepire il luogo come essere in un posto accogliente che mi comunica qualcosa. Certo. Che cosa la comunica? La comunica a me, non importa, certo, poi agli altri. Per cui veramente fisserei l'attenzione su quella frase, che credo sia veramente straordinaria. Sì, grazie. E i ragazzi che hanno partecipato a questa analisi, che era un'analisi qualitativa centrata appunto sulla metodologia del focus group, erano della fascia, insomma, frequentano il liceo come indicazione, quindi 14-19 penso, no? Come fascia d'età, e la valutazione, l'analisi realizzata da Bollo e Garimboldi faceva parte di una ricerca più ampia, sia quantitativa che qualitativa, sui musei. No, della... sì, sì. Ah, perfetto. Sì, sì, sì. Certo. Sì, sì. Sì, anche perché poi le analisi e le valutazioni sottolineano anche questo aspetto, nel senso sia nel pubblico dei giovani ma anche nel pubblico degli adulti, questo equilibrio tra la necessità di essere guidati, cioè di conoscere come si organizza lo spazio museale, quindi di essere orientati nello spazio museale con le guide, con i DEPIAN e tutto il resto, ma dall'altro lato anche con la necessità di essere liberi, di non avere diciamo, una mediazione troppo eccessiva, sia da parte della visita guidata, quindi sia da parte dell'audioguida, perché nelle analisi che poi vedremo non solo oggi ma anche soprattutto domani, di Solima invece del 2012, il museo in ascolto, emerge proprio che tra gli strumenti di comunicazione che hanno ricevuto
meno soddisfazione dal pubblico sono proprio le guide, quindi la guida umana, la mediazione e l'audioguida, proprio perché vengono considerate in alcuni casi come delle limitazioni alla libera circolazione, alla libera interpretazione delle opere che vengono presentate. Chiaramente questo è un dato statistico e dall'altro lato le analisi qualitative fanno emergere come invece una guida che riesca a emozionare, ad avvicinare, a rendere, diciamo, la visita guidata come un'occasione di dialogo e di confronto di più punti di vista diventa invece un valore aggiunto che insomma nessun fondamentale. Quindi queste tre parole, chiusura, normatività e lontananza, sono riferiti sempre all'analisi di Bollo rispetto al non pubblico degli adolescenti e fanno parte di quelle tre categorie che sono considerate nella percezione del museo da parte degli adolescenti, quindi un luogo appunto chiuso dove ci sono delle regole da seguire, bisogna stare zitti, non bisogna correre, eccetera, e poi la lontananza anche dei contenuti perché delle opere, cioè il museo viene percepito appunto come qualcosa di molto distante dalla propria esperienza, e invece appunto proprio in questo caso, proprio nel caso degli adolescenti e in altre categorie di pubblico, il tentativo di avvicinare invece una dimensione narrativa, attraverso una dimensione narrativa alle collezioni, porta invece a guardare il museo da tutt'altro punto di vista, e quindi l'emozione, lo stupore e il sentirsi parte di una storia che viene raccontata, quindi è un punto fondamentale proprio perché la dimensione narrativa, quello che appunto può emergere a partire dalla dimensione narrativa, i risultati sono proprio, vanno nella direzione di un avvicinamento e di un tentativo di far sentire partecipe il visitatore alla storia che viene raccontata nel museo, qualsiasi essa sia. E appunto la percezione del museo nella categoria, questi sono dati del Museo in Ascolto dell'indagine di Solima, questi sono legati a dati generali, quindi il museo viene percepito sempre come tempio, quindi all'interno diciamo della funzione sociale l'associazione mentale che si fa a partire dalla parola museo è tempio ed è la parola che è meno significativa nel gradiente della funzione sociale, quindi laboratorio 13,8%. Per quanto riguarda la funzione ludica, anche qui la maggior parte delle persone dell'indagine percepiscono il museo legato appunto all'impegno, la scuola, lo studiare, insomma, il giocare, anche qui è molto. Questo invece è un grafico riportato sempre nell'indagine di Bollo, a cura di Bollo, il pubblico dei musei, e dove invece appunto ritornando al contesto degli adolescenti in qualche modo dà una sorta di soluzione, ecco, che cosa dobbiamo fare, che cosa deve fare il museo per avvicinarsi al pubblico degli adolescenti, che è un caso studio in qualche modo, proprio perché appunto ci permette attraverso l'analisi delle reazioni degli adolescenti anche di capire come il museo in generale dovrebbe comunicare e approcciarsi ad aprirsi alle diverse strategie narrative e comunicative. Quindi se il museo ha appunto si costruisce in base a un modello reattivo, autoriferito e intrinseco, gli adolescenti invece tendono a essere diciamo stimolati e a vivere con piacere una visita partendo da un approccio invece estrinseco, eteroriferito e attivo. Ve lo leggo così insomma capiamo a che cosa si riferiscono queste categorie. Allora, per quanto riguarda l'estrinseco, intrinseco, nel primo caso l'esperienza viene utilizzata come mezzo per fini altri. Invece nel secondo caso, nel caso dell'estrinseco, l'estrinseco, nel primo caso l'esperienza viene utilizzata come mezzo per altri fini, e nel caso dell'intrinseco l'esperienza ha valore perché è un fine in sé. Quindi in questo caso diciamo la soluzione in qualche modo, l'abbiamo già accennata, è quella di rendere la visita e l'oggetto museale come un pretesto per accedere ad altri contenuti, per presentare
degli aspetti che, e del, del, de, dei valori culturali che si avvicinino il più possibile all'esperienza del visitatore. Quindi la visita non è fine a se stessa, ma appunto ha uno scopo che è anche quello di stabilire delle connessioni con il proprio vissuto. E dal punto di vista appunto della, invece della, delle due parole eteroriferito e autoriferito, nel primo caso il valore deriva dalla possibilità di rimettere in circolo l'esperienza condividendola con altri e risemantizzandola, nel secondo l'esperienza ha significato principalmente per se stessi. Qui siamo nella dimensione relazionale, cioè gli adolescenti preferiscono appunto le esperienze, diciamo le esperienze positive, definite positive dagli adolescenti, riferiscono appunto di contesti in cui era possibile, a partire dall'opera, dall'oggetto presentato, stabilire una connessione anche con gli altri visitatori, con il resto del gruppo. L'ultima, attivo-reattivo, quindi nel primo caso attivo, il valore deriva dalla possibilità di manipolare fisicamente o mentalmente gli oggetti, quindi il visitatore agisce sull'oggetto, nel secondo il valore deriva dal godimento o dalla contemplazione degli oggetti stessi. Qui siamo appunto in una dimensione più partecipativa. Non basta contemplare, non è soprattutto nel caso del pubblico degli adolescenti, ma appunto il coinvolgimento e l'avvicinamento all'oggetto e anche poi di rimando le pratiche dell'apprendimento avvengono se appunto c'è una manipolazione non solo fisica ma anche mentale, quindi un'interpretazione dell'oggetto, una partecipazione al significato degli oggetti. Quindi, per riassumere, passiamo subito alla presentazione del progetto, i quattro punti. Dopo l'esperienza di Redmi 1, Redmi 2, le esperienze didattiche, il gruppo di lavoro del Museo Pigorini in qualche modo aveva, diciamo, quattro elementi su cui poter continuare la progettazione di esperimenti di museografia. La partecipazione, appunto come pratica di ascolto del pubblico, la dimensione laboratoriale, che è appunto il laboratorio, la fucina, proprio per costruire insieme al pubblico, alle diverse tipologie di pubblico, un valore contemporaneo del patrimonio e quindi ridare vita agli oggetti, ridare voce agli oggetti attraverso la voce delle persone che vivono in questa oggi e che appunto danno valore al patrimonio. Sappiamo benissimo che il patrimonio appunto non è definito una volta per tutte, ma è il risultato di una continua negoziazione ed è quello che le persone considerano tale. Soprattutto avete riferimento all'indomani della Convenzione di Faro del 2005, che poi è stata varata nel 2011 dai vari paesi d'Italia nel 2012 o 2013. E il patrimonio viene definito appunto come un processo di riconoscimento del bene in quanto valore collettivo. E sono le comunità interpretanti, quindi quelle che vengono definite le comunità di eredità nella traduzione italiana, a dare significato a un bene e quindi a definire quello che è bene culturale e quello che non lo è. Penultima, la dimensione narrativa, quindi la narrazione come strumento per avvicinare pubblici nella costruzione dei contenuti culturali e nel comunicare poi a ulteriori visitatori e altri pubblici i contenuti delle collezioni. Ultimo punto, nota dolente, la continuità, perché spesso questi processi di innovazione o comunque di sperimentazione di nuove pratiche culturali avvengono in un contesto, diciamo, di estemporaneo, sono legati a progetti finanziati dalla Comunità Europea, nel caso del Museo Pigorini, o da progetti speciali del Ministero, e hanno appunto, mancano di una continuità nel tempo e soprattutto non si traducono hanno difficoltà a tradursi in pratiche istituzionali generalizzate e perenni per i musei. E questo, diciamo, è un punto dolente, perché
soprattutto nell'esperienza di Redmi 1 e Redmi 2 mi porta appunto a pensare anche a tutte le risorse e spese dal punto di vista relazionale, umano, il coinvolgimento delle diverse persone che all'indomani di un progetto hanno poi difficoltà a ritrovarsi all'interno dell'istituzione proprio perché finito il progetto in qualche modo il lavoro istituzionale, per motivi che conosciamo tutti, va verso altri fronti, altri progetti, e quindi ogni volta è il tentativo appunto anche attraverso il progetto al Museo Com è stato quello di dare continuità, perché il processo e il percorso che da Redmi 2 ci ha portato da Redmi 1 a Redmi 2 non poteva essere in qualche modo vanificato all'indomani, diciamo, della chiusura della mostra Soggetti Migranti, ma andava appunto tesaurizzato e trasformato in qualche modo in una pratica più possibile continuativa, anche se lo stesso al Museo Com è un progetto speciale che però è costruito con un'ottica diversa, non ha un risultato, diciamo, effimero come mostra o workshop, che comunque hanno la propria importanza e il proprio valore, ma ha tentato, diciamo, di superare questa barriera della continuità creando un modello il più possibile implementabile e fisso, diciamo, nella proposta poi della... Pensavo che paradossalmente a volte si spendono molte più risorse magari per progetti di ricostruzioni virtuali 3D che magari sono destinati ad impressionare il visitatore una volta e basta, insomma, ne parlavamo l'altro giorno, nel senso che magari il visitatore che va al museo e vede queste ricostruzioni eccezionali che ti lasciano senza fiato, è difficile che poi ritorni per vedere la stessa ricostruzione. Certo. Invece progetti di questo tipo, che dovrebbero appunto fidelizzare il pubblico e catturare anche fette di pubblico che solitamente non visitano il museo, come quello degli adolescenti, e che appunto richiedono molte meno risorse proprio dal punto di vista economico, vengono visti come invece qualcosa di assolutamente estemporaneo, certo, come dicevi tu, da fare una volta, da sperimentare, ma da non trasformare in una prassi costante, continua, metodica appunto dei musei. Quindi evidentemente c'è anche una questione di mentalità, di approccio a questo tipo di strumenti narrativi che non è ancora diffusa e che stenta a... No? Non è così? No, purtroppo non è solo questo, cioè non è questo, perché una cosa è la spettacolarizzazione, no, della cultura, può essere un canale di avvicinamento, una cosa è invece l'attività che rientra in un'attività di prossimità essenzialmente, quella che dovrebbero fare le sezioni didattiche. Però lì bisogna entrare in quelle che sono le strutture amministrative e economiche di una struttura museale. Se io posso avere un finanziamento che riguarda per esempio la valorizzazione all'interno della ristrutturazione del museo, una parte per la valorizzazione multimediale di una zona di questo, va benissimo. È un finanziamento che mi si apre e mi si chiude, lo stesso la partecipazione a finanziamenti di carattere europeo. L'attività invece di questo genere è un'attività didattica, non è prevista nel museo in quanto tale, cioè nella struttura, io parlo del MIBACT perché ovviamente lì ci sono. Un attimo. Proprio a livello terminologico, cioè parlare di comunicazione. Possiamo fare quello che ci pare, che la chiamiamo come ci pare, ma qualcuno lo deve fare materialmente, che non può essere soltanto il direttore del museo da solo, deve essere uno staff, di solito la parte della comunicazione a tutti i livelli e della didattica museale, che non riguarda soltanto la didattica ai bambini, è proprio la comunicazione del museo, dei contenuti del museo. Questa è una cosa che il MIBACT ha cercato in qualche modo di affrontare con l'esternalizzazione di alcuni servizi. Allora, lì dove è possibile esternalizzarli, questo è anche possibile farlo, ed è possibile pensare a una nuova comunicazione del museo, sia nella visita del gruppo, quindi nella visita guidata, sia per esempio nelle esperienze di laboratorio. Altrimenti nella struttura amministrativa e del personale del museo
non ci sono le risorse umane, prima ancora che economiche, per poter portare avanti determinate attività nel tempo, cioè dandone comunque un discorso di continuità, oltre che di crescita, di ascolto, di modifica, eccetera. È quello il problema reale, almeno per i musei statali. Cioè, bisogna avere una struttura, è molto più semplice fare un progetto. Faccio il progetto, lo prendo, lo concludo e il mio sforzo, parlo del mio sforzo di funzionario interno, è lì purtroppo si deve fermare, perché è difficile dare continuità, perché non saprei con chi altro farlo. Cioè mi mancano poi le risorse umane con cui completare questo tipo di percorso. Ora, nei musei più strutturati o nei musei più grandi o nei musei più importanti, dove comunque anche l'esternalizzazione a società terze dei servizi per l'educazione al patrimonio o per le attività laboratoriali si possono fare, ma sono tutte quante esperienze che vengono fatte a pagamento comunque, no? E quindi che possono essere controllate, gestite, costruite insieme alla direzione del museo, ma che poi vengono affidate a terzi. È difficile nella struttura attuale poterla portare avanti all'interno di una struttura di museo, così come è strutturato il museo dello Stato. Se poi andiamo nei civici, nei musei civici o nei musei provinciali o di altro, stiamo ancora messi in peggio, perché lì non esiste neanche più la direzione scientifica, perché non c'è l'obbligo per i musei di una direzione scientifica per i musei comunali o altro, e quindi lì siamo proprio alle pezze, chiaro? Allora, non è il discorso del perché si possono spendere dei soldi o perché spendere soldi su un progetto di spettacolarizzazione, di super virtualità, eccetera, perché là c'ho i soldi sul progetto e riesco a farlo. Molto più difficile è il discorso della continuità, perché lì non esistono dei capitoli di bilancio che me lo consentono. Sì. Sì, 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 no, chiarissimo, è lo stesso. Sì, sì. Lo stesso problema. E che proprio lo si può fare. Sì, sì, ci sono. Nel caso del Pigorini, ad esempio, il museo ha fare riallacciarmi un po' al discorso che appunto faceva lei, il museo ha un concessionario per i servizi della didattica che però non ha partecipato, se non marginalmente, come supporto alle attività della progettazione. Il progetto è stato realizzato dal gruppo interno del museo con l'appoggio di collaboratori esterni e con diciamo, il contributo e la collaborazione di associazioni, in questo caso di migranti, che erano... Del progetto europeo? Sì, sì. Il progetto europeo sì. Certo. No, la continuità diventa... Sì, sì, certo. Sì, sì. Certo. Sì, sì. Quindi veniamo finalmente al progetto, al Museo Con. Quindi sul fronte della partecipazione abbiamo visto insomma quattro parole chiave per continuare il lavoro di Redmi 1, Redmi 2 e anche le esperienze che non solo il Museo Pigorini ha a livello appunto di progettazione di percorsi educativi, ma anche il MNAO, il Museo d'Arte Orientale, Giuseppe Tucci, partner del Museo Pigorini nel progetto. Per quanto riguarda la partecipazione, lo sforzo del gruppo operativo è stato quello di, a livello proprio di scrittura del progetto, quello di ampliare il partenariato e allargare il dialogo che si era venuto a creare e quindi dare continuità all'esperienza Redmi 1, Redmi 2, includendo anche altre tipologie di pubblico, quindi non solo migranti di prima o seconda generazione, ma anche altre tipologie di visitatori e di pubblici. Abbiamo detto appunto la partecipazione, quindi andiamo direttamente nella rete che si è venuta a costituire per la realizzazione del progetto, ha visto in qualche modo il Museo Pigorini e il Museo d'Arte Orientale lavorare fianco a fianco in una collaborazione in qualche modo inedita. Era la prima volta che questi due musei si trovavano a collaborare insieme
E quindi uno dei valori aggiunti è stato quello anche di trasmettere delle pratiche, delle buone pratiche, delle esperienze dei due musei all'interno del gruppo di lavoro misto e collaborativo che si era venuto a creare. E poi una serie di realtà legate appunto all'ambito associativo, quindi ci sono delle associazioni che avevano collaborato con avevano lavorato nel progetto Redmi 1 e Redmi 2, l'associazione culturale Kellam, che è un'associazione appunto legata ai contesti africani, legati in diaspora, la comunità peruana di Roma, anche questa, insomma, un'associazione che aveva lavorato in Redmi 2 attivamente, in Redmi 1 e Redmi 2 attivamente nella realizzazione del progetto, e una serie di partner legati al mondo e all'accesso verso pubblici con disabilità. In questo caso abbiamo appunto CREI, ENS e Chiasso, che lavorano appunto nell'ambito della promozione di lavoro e di assistenza ai sordi. Un'associazione Focus, Casa dei Diritti Sociali, che si occupa appunto di richiedenti asilo provenienti da diversi contesti geografici, e qui abbiamo lavorato con due richiedenti asilo afghani. La commissione accessibilità museale di ICOM Italia, un istituto statale comprensivo Daniele Manin e l'istituto superiore Rossellini, che hanno lavorato rispettivamente sia alla partecipazione come gruppo classe nella realizzazione del progetto e quindi nella costruzione di contenuti, sia alla realizzazione tecnica poi delle riprese, ma lo vedremo con calma. E poi il supporto anche della Politecnico di Milano, che ha dato una mano per quanto riguarda l'integrazione del progetto all'interno delle sale espositive. Quindi un partenariato molto ampio, molto trasversale e in qualche modo ricco di differenze e questa cosa ci ha permesso in qualche modo di integrare i diversi punti di vista con anche innegabili difficoltà proprio di organizzazione. Immaginate i tavoli di progettazione, di brainstorming iniziali con i referenti di ognuno, anche più referenti di ognuna delle associazioni e dei partner, insomma un partenariato molto interessante e ricco. E qui brevemente insomma il gruppo di lavoro con la direzione e il coordinamento e le varie figure legate insomma del gruppo di lavoro, soprattutto legato ai musei. E poi appunto veniamo ai numeri invece per quanto riguarda le persone che hanno collaborato per quanto riguarda la realizzazione del prodotto finale che andremo a vedere. Quindi 18 narratori, due classi dell'Istituto Rossellini che hanno realizzato poi le riprese finali, 9 allievi dei corsi di fumetto e di illustrazione della Scuola Internazionale di Comics che hanno realizzato poi uno storytelling visuale, ecco, che, di cui vedremo poi in seguito. E dicevo appunto anche l'ampliamento del dialogo con i diversi pubblici: abbiamo cittadini migranti, adolescenti, il riferimento in questo caso è alla scuola, soprattutto alla scuola, l'istituto comprensivo Daniele Manin. C'erano diverse classi di scuole medie che hanno partecipato ai laboratori e che hanno anche loro contribuito alla realizzazione di un percorso, giovani, perché la composizione poi dei narratori era appunto ci riporta a una fascia d'età dai 20 ai 25 anni, pubblici con disabilità ed esperti. Allora, la dimensione laboratoriale, abbiamo visto la centralità di rendere il museo un laboratorio, un cantiere per la costruzione di storie. Questo è iniziato, l'approccio diciamo, al laboratoriale è iniziato con degli incontri di brainstorming. I due musei hanno incontrato le diverse associazioni coinvolte nel percorso, nel processo, le scuole e gli altri referenti in incontri di brainstorming in cui appunto si è cercato di, a partire dalle collezioni presenti nei due musei, di individuare delle tematiche e poi
a seguire degli oggetti che potessero in qualche modo interessare, stimolare e da cui partire per la realizzazione dei laboratori veri e propri. Quindi i due musei hanno incontrato insieme tutta la partnership e poi singolarmente in diversi appuntamenti i diversi referenti per poter appunto arrivare a una scelta condivisa di un tema e di un oggetto. E poi successivamente, allora, tutti gli incontri di brainstorming sono avvenuti da aprile a giugno del 2012, quindi esattamente un anno fa. E dopo l'estate, quindi una volta scelti i temi, una volta scelti gli oggetti, dopo l'estate, a partire da ottobre fino a gennaio, sì, primi di gennaio del 2013, quindi ottobre 2013, gennaio 2014, abbiamo realizzato un ciclo di laboratori di narrazione e scrittura. Allora, abbiamo visto per Redmi, avevamo utilizzato una metodologia un pochino più libera. E c'erano i curatori che presentavano l'oggetto e poi iniziavano queste sessioni di brainstorming intorno alla storia dell'oggetto. Ma questa dinamica, questo percorso di avvicinamento all'oggetto non rientrava in una metodologia consapevole. Erano dei laboratori molto aperti che comunque avevano il merito di stimolare, diciamo, tutte le professionalità e i referenti in campo, ma che aveva dato, diciamo, dei risultati anche aveva avuto dei punti critici, proprio perché la mancanza di una gestione del laboratorio, del setting laborativo Redmi 1, aveva, diciamo, creato anche diversi livelli di inserimento poi delle storie e dei contributi delle altre persone. Quindi abbiamo deciso invece di lavorare con un ciclo di laboratori di scrittura con una metodologia uguale per tutti, bene o male, insomma, con gli stessi passaggi e con un facilitatore che aiutasse, diciamo, nel lavoro di mediazione tra i contenuti messi in campo dai curatori del museo e i partecipanti ai laboratori. Quindi abbiamo scelto di inserire un esterno. La metodologia è stata quella appunto del circolo di storie, una metodologia che viene utilizzata in diversi contesti proprio per creare un ambiente e una dimensione di scambio e di fiducia tra i partecipanti e permettere ai partecipanti di raccontarsi a partire da diversi stimoli tematici e quant'altro. Vediamo un po' brevemente la strutturazione del laboratorio e poi semmai dopo facciamo una breve pausa. I laboratori allora sono stati realizzati in gruppi separati, cioè il Museo Pigorini ha realizzato 6 laboratori di narrazione e scrittura con i propri narratori e il Museo d'Arte Orientale ne ha realizzati altrettanti con altri narratori, perché i diversi gruppi sono stati, diciamo, selezionati e scelti per sviluppare dei contenuti e dei percorsi nei due musei. E la strutturazione del laboratorio il laboratorio iniziava con una prima familiarizzazione con il luogo e con gli altri partecipanti. Diciamo, l'idea è quella di creare un setting il più possibile informale, aperto, per stimolare la reciproca fiducia e quindi dare la possibilità a chiunque di esprimersi. Non siamo il laboratorio di narrazione e scrittura, non ci sono limiti nelle storie che si possono raccontare, non ci sono grandi regole e tutti sono, diciamo, qualsiasi contenuto, qualsiasi traccia è appunto accolta come un dono, come un elemento, insomma, che viene appunto accolto da tutto il gruppo. In un secondo momento appunto il facilitatore, in questo caso noi abbiamo lavorato con Andrea Ciantari, un sociologo che si occupa proprio di, è un facilitatore che si occupa proprio di lavorare nei laboratori per la costruzione di storie legate all'autobiografia e quant'altro,
il nostro facilitatore presentava la metodologia e raccontava a tutti quello che appunto come si sarebbe poi sviluppato il laboratorio per creare appunto per comunicare a tutti le modalità e i risvolti poi del laboratorio stesso, perché è un elemento molto importante quello di invitare, quando appunto si invitano delle persone che appunto partecipano ai laboratori di narrazione e scrittura, quello appunto di essere molto chiari rispetto alla metodologia, rispetto a, e anche ai risultati e come poi le storie verranno in qualche modo utilizzate. E poi, diciamo, un terzo momento del laboratorio era quello dell'incontro con gli oggetti, che di solito aveva, diciamo, diversi momenti. A volte abbiamo scelto di lasciar liberi i narratori, insomma, i partecipanti al gruppo, ai laboratori, di lasciarli liberi nelle sale di osservare gli oggetti e di essere così stimolati anche solo dall'osservazione e da un primo impatto con gli oggetti e con le sale. Quindi visite silenziose, una prima piccola visita silenziosa in cui ciascuno era libero di poter focalizzarsi su un oggetto e chiedere poi maggiori spiegazioni appunto suggerire una traccia, un punto di partenza per il laboratorio, di osservare e ascoltare. Una seconda fase in cui invece, qui siamo, la slide precedente eravamo al MNAO, al Museo d'Arte Orientale, qui siamo al Museo Pigorini nella sala di Oceania, e dove appunto vedete un'immagine di una visita guidata, insomma. E il curatore, l'esperto, diciamo, museale, spiega, presenta degli oggetti e, attraverso, diciamo, una modalità, almeno noi abbiamo scelto di presentare gli oggetti nell'ambito di questi laboratori, cercando di sottolineare dell'oggetto non tanto il significato legato appunto alla costituzione, alla costruzione formale dell'oggetto, presentare dell'oggetto tutte quelle tracce narrative che potevano in qualche modo stimolare successivamente il racconto. Quindi in questo caso siamo nella sezione dei Malangan e poi... Comunque, no. Cioè, venivano date soltanto delle informazioni che potessero in qualche modo stimolare. Esatto, era una visita più evocativa, narrata e evocativa, in cui veniva presentato il contesto culturale, ma in qualche modo attraverso l'oggetto si presentava una tematica. Mm-hmm. In questo caso, ad esempio, c'era l'oggetto, non lo vediamo nella foto, perché è in una vetrina alle spalle del gruppo. E l'oggetto era un tamburo abbastanza particolare e siamo all'interno di uno dei laboratori, perché laboratori dedicati al tema mondi segreti, che ogni laboratorio poi aveva comunque una tematica, era una strutturazione nostra per dare, diciamo, ad ogni laboratorio un'impostazione narrativa. Quindi in questo caso lavoravamo con due o tre oggetti intorno al tema del segreto, quindi mondi segreti. In questo caso l'oggetto era un oggetto, diciamo, particolare, un tamburo che non sembrava un tamburo in qualche modo, e l'idea era quello di stimolare su quello che appunto gli oggetti conservavano come dimensione immateriale, segreta, non direttamente accessibile. Quindi il tema era sul segreto. E il curatore presentava l'oggetto appunto dando delle tracce narrative, presentando appunto, come dicevo prima, dei contesti, ma presentando soprattutto un tema, una categoria molto più ampia per permettere a tutti i partecipanti in qualche modo di collegarsi a quella tematica. Una spiegazione troppo tecnica, troppo legata a un contesto specifico, per l'esperienza che avevamo avuto precedentemente negli altri progetti, avrebbe comunque allontanato, perché
dare una spiegazione molto, diciamo, verticale dell'oggetto porta alla distanza e a sentirsi in qualche modo inadeguati anche rispetto alle conoscenze, certo, che il curatore mette sul tavolo, ecco, quindi mette in campo. E quindi l'idea era comunque mantenere una specificità di un linguaggio curatoriale e museale, ma declinare questa sapienza per suggerire comunque delle tracce molto più ampie, molto più universali, molto più legate anche all'esperienza che tutti in qualche modo possiamo vivere, e quindi in qualche modo ricollegare quell'oggetto, quella tematica alla persona che stava ascoltando. Quindi osservare, ascoltare, ma in una dimensione diversa, già qui più narrativa rispetto a una presentazione classica dell'oggetto. Rosana, se sì, sei d'accordo, facciamo una pausa di 10 minuti al massimo e poi riprendiamo. Grazie. Eravamo appunto alla descrizione delle varie fasi del laboratorio, la fase dell'ascolto, quindi le presentazioni degli oggetti e dei temi specifici per ogni incontro. I temi affrontati sono stati vari, poi li vedremo in una slide successiva quando appunto riassumeremo poi le varie tematiche e come queste varie tematiche si sono sviluppate in percorsi narrativi nei due musei. L'ascolto, qui abbiamo un'altra slide che ci riporta indietro nel tempo, in una delle visite della scuola, di una delle classi della scuola dell'Istituto Comprensivo Manin al Museo d'Arte Orientale, i quali hanno lavorato sul tema della musica. E insieme ai professori hanno selezionato, insieme ai professori della scuola e ai curatori e alla curatrice del Museo d'Arte Orientale, hanno scelto di lavorare sulla musica proprio perché era un tema che in qualche modo avvicinava i ragazzi della scuola Manin alle tematiche presentate nel museo, e anche perché moltissimi dei ragazzi coinvolti nel laboratorio di narrazione e scrittura fanno parte di un gruppo musicale della scuola, quindi c'era insomma questo cortocircuito positivo tra l'esperienza personale nella sperimentazione, nell'espressione delle proprie capacità attraverso uno strumento, e poi degli strumenti antichi legati comunque a dei contesti geografici anche distanti che in qualche modo potevano ricollegarsi a un'esperienza vissuta. Altra fase, quindi abbiamo parlato brainstorming, prima fase, presentazione della metodologia, incontro con gli oggetti diviso in diversi moduli, dall'osservazione all'ascolto o anche alla richiesta di informazioni su alcuni oggetti specifici. Qui siamo nel setting laboratoriale vero e proprio. Abbandonate le sale, i gruppi si posizionavano in delle aree un pochino più appartate, nelle stanze o in aree del museo non troppo trafficate, per permettere appunto di sedersi intorno a un tavolo, fare un cerchio appunto di sedie e iniziare il confronto e il dialogo a partire dagli stimoli provenienti appunto dalla visita al museo, dal rapporto diretto con l'oggetto e con le storie presentate. E la fase, diciamo, del setting laboratoriale vero e proprio partiva con la mediazione del facilitatore, il quale in qualche modo aveva appunto questo oneroso compito di mediare i contenuti e di trasformare quei contenuti, quelle tracce narrative suggerite dal curatore, in stimoli narrativi. Quindi Andrea presentava diverse domande, diverse tracce per ogni oggetto, e
collegando in qualche modo, cercando di collegare sempre l'oggetto, la tematica con delle esperienze quotidiane e dei temi più universali che potessero in qualche modo sollecitare il ricordo e lo stimolo a costruire e a raccontare delle storie. In questo caso siamo sempre legati a uno dei laboratori della scuola Manin, e quindi uno degli stimoli era quello di perché questo oggetto per me, oppure perché la musica. In altri casi gli stimoli narrativi erano molto più strutturati, quindi c'erano delle vere e proprie schede con una presentazione sintetica dell'oggetto, sempre con una dimensione evocativa e narrativa, e poi una serie di tracce che potevano essere scelte liberamente dai partecipanti. Successivamente allo stimolo delle tracce narrative, di solito si continuava con un confronto, un momento di confronto a partire da quello che si era visto e sentito, e con diverse strategie. A volte appunto si faceva un giro di così, riflessioni tra i partecipanti, oppure i diversi partecipanti, come in questo caso, dialogavano a gruppi, quindi si confrontavano in coppie sul tema, sullo stimolo, e ciascuno i due partner raccontavano l'uno all'altro le suggestioni e le riflessioni che appunto erano emerse dalle precedenti fasi. E poi si iniziava con la vera e propria elaborazione, che era un momento diciamo più individuale, l'elaborazione di storie. L'elaborazione di storie poteva avvenire a seconda dei gruppi e dei partecipanti attraverso diverse modalità. Quindi un'elaborazione individuale di storie scritte, quindi attraverso la scrittura, ciascun partecipante aveva un foglio e una penna, chiaramente, e ciascuno era libero appunto di appuntare delle riflessioni e delle storie degli abbozzi di storie, ecco. Qui siamo al Museo Pigorini nell'aula didattica ed è proprio un momento topico della scrittura, rubato, oppure attraverso l'intervista. E l'intervista è stata scelta come modalità in casi ben specifici. Qui siamo al MNAO, nel laboratorio con i richiedenti asilo afghani, i due richiedenti asilo afghani che hanno partecipato alla scrittura, a uno dei percorsi dei laboratori del MNAO. In questo caso Andrea Ciantaro, il facilitatore, è stato affiancato da altre due facilitatrici, Stella e Luna, e da altri collaboratori del museo, i quali hanno realizzato delle interviste ai ragazzi, e è stata scelta questa strategia proprio per facilitare l'elaborazione di storie nel caso di persone che non avevano difficoltà con la scrittura. Quindi la scrittura in questo caso poteva diventare una barriera e poteva costituire un freno per poter liberamente esprimere le proprie opinioni, e quindi proprio considerando i partecipanti si è scelta la dimensione orale, perché avrebbe potuto permettere un racconto più fluido e più spontaneo. E l'intervista è stata scelta anche come modalità nel caso delle due ragazze sorde, le due studentesse sorde che hanno partecipato ai laboratori di scrittura, di narrazione e scrittura del Museo Pigorini, e con le quali appunto attraverso la mediazione di interpreti si è riuscito appunto a includere anche appunto dei pubblici con disabilità all'interno dell'intero gruppo di lavoro. Per cui le due ragazze sorde hanno partecipato insieme ai migranti e agli altri partecipanti del gruppo nello stesso setting laboratoriale, e questo è stato un valore molto interessante, un aspetto molto interessante che ha dato anche al progetto un valore di integrazione e di dialogo anche tra gruppi che solitamente
non riescono a dialogare anche per barriere reali, diciamo. E quindi, nel caso della scuola, dell'istituto comprensivo Manin, le classi, i ragazzi sono stati coinvolti invece che in una scrittura personale, individuale delle storie, sono stati prima coinvolti in una ricerca condivisa, quindi i vari studenti sono stati raggruppati in piccoli gruppi, ciascun gruppo ha preso in analisi uno o più oggetti e poi c'è stata una successiva elaborazione di elementi, di storie legate proprio a partire da una ricerca condivisa, proprio per anche in questo caso facilitare il lavoro di gruppo, quindi creare comunque uno scambio, una condivisione tra gli allievi, gli studenti e poi successivamente aiutarli nella scrittura individuale. Se avete fornito dei parametri per la scrittura di queste storie, cioè se dovevano essere storie, ad esempio, destinate ad un pubblico adulto oppure ad un pubblico di bambini, se dovevano essere storie scritte, che ne so, sotto forma di dialogo, storie fantastiche o magari storie scritte anche in prima persona, se c'era un numero di battute eventualmente anche per questo tipo di storie. Allora, in questa fase del lavoro... No, non si sono dati dei limiti e delle regole ben precise nella strutturazione degli elaborati. Diciamo, ciascuno è stato lasciato libero di scrivere un pensiero di due righe o quindi un breve frammento o una storia più strutturata con all'interno ulteriormente altre storie, altre tracce. Quindi in questa fase, diciamo, dal punto di vista della tipologia dell'elaborato non è stato dato nessun limite, proprio per non rendere il lavoro come di non creare la percezione che si trattasse di un lavoro, diciamo, di impegno, ecco, di cioè le regole potevano essere trasformate in come delle costrizioni che poi avrebbero potuto in qualche modo limitare anche la creatività, la libera espressione. Ecco, quindi insomma si è dato libero. Invece nella fase successiva della redazione, dell'elaborazione delle storie, sempre in una fase collettiva e condivisa di lavoro, si è cercato di creare dei parametri nella durata e nel numero di battute. Poi vedremo, i percorsi sono molto diversificati al loro interno, proprio perché sono il risultato della partecipazione di soggetti diversi con specifiche sensibilità e approcci, e quindi all'interno comunque dei parametri di durata soprattutto della narrazione, e dopo quello non si è riuscito, non abbiamo posto grandi limiti, ecco. E abbiamo poi lavorato, diciamo, al linguaggio, all'uniformazione del linguaggio per rendere in modo, insomma, anche la comunicazione più accessibile possibile. Allora, abbiamo visto l'ultimo momento in cui era strutturato il laboratorio, era appunto quello della restituzione e della condivisione di storie. Quindi dopo l'elaborazione individuale o l'intervista c'era un momento in cui tutti raccontavano al resto del gruppo qual era appunto la loro percezione. A volte appunto si leggevano le storie, altre volte si davano solamente delle brevi impressioni, comunque un momento di restituzione in cui tutto l'elaborato individuale circolava nel gruppo e rendeva, diciamo, e tutto il gruppo era reso partecipe delle elaborazioni singole. Gli strumenti del laboratorio, in realtà, insomma, è una tecnologia molto poco costosa,
da questo punto di vista non servono grandi cose per realizzare un laboratorio di scrittura e di narrazione di questo tipo, comunque un laboratorio di dialogo e di condivisione di storie. Basta una stanza, un luogo accogliente, un po' appartato, dove appunto i partecipanti possono sentirsi protetti senza, insomma, e non disturbati da passaggio da altro. E nel nostro caso abbiamo preparato delle schede legate agli oggetti e ai temi con degli spunti narrativi che in alcuni casi venivano inviati prima ai partecipanti al laboratorio, oppure potevano essere presentati il giorno stesso del laboratorio. E poi carta e penna e tanta fantasia. Quindi qui vediamo ad esempio le schede, siamo in uno dei laboratori del Museo Pigorini dedicato appunto a mondi segreti. Abbiamo una scheda con una descrizione, abbiamo visto già il titolo Taino che è stato riutilizzato, ripreso anche per questo progetto, e poi dall'altro lato, insomma nell'altra colonna, un elenco di spunti narrativi anche abbastanza elaborati. Ecco. Allora, la dimensione narrativa. Entriamo in questa, nella fase proprio dell'elaborazione e della costruzione poi dei percorsi. La necessità appunto di trasformare degli spunti narrativi, delle storie, delle opinioni, delle riflessioni, delle suggestioni in percorsi più o meno strutturati. E dando al percorso comunque una forte connotazione autobiografica ed esperienziale. Questo è uno dei punti centrali del progetto. E abbiamo appunto pensato che il museo e i due musei avessero comunque altri canali di comunicazione da cui il visitatore poteva trarre informazioni specifiche sull'oggetto. Quello che ci interessava realizzare con al Museo Con era appunto realizzare una visita in soggettiva, una visita a partire dallo sguardo dei diversi narratori, quindi partire dall'esperienza, dall'autobiografia del narratore e condurre il visitatore successivo in una visita a partire da appunto un soggetto, un narratore che accompagna il visitatore in un percorso all'interno delle sale espositive, dando una propria impronta alla presentazione dei contenuti. E la fase appunto della costruzione dei percorsi narrativi è iniziata con la selezione e l'elaborazione delle storie. Abbiamo visto appunto che non c'erano grandi limitazioni, non c'erano degli standard ben precisi, ma nel momento in cui le storie dovevano trasformarsi in qualche modo in narrazione e in percorso narrativo, abbiamo dovuto fare delle scelte e queste scelte sono state fatte in collaborazione con i vari narratori. Quindi abbiamo raccolto tutte le storie scritte o registrate con le interviste o scritte appunto a partire dalla ricerca condivisa nel caso della Manin, le abbiamo raccolte, abbiamo fatto un lavoro di redazione con la collaborazione dei narratori stessi, quindi eliminando semmai delle parti, delle storie o delle storie degli elementi narrativi che ci portavano un po' fuori strada e elaborando poi delle tracce narrative che erano semmai state semplicemente abbozzate in storie più corpose. Questo per dare una coerenza al percorso finale. Diciamo che il laboratorio era pensato come una fase appunto di grande creatività, di apertura alle varie possibili letture. Nella fase di elaborazione, pur non spegnendo questa creatività, abbiamo dovuto scegliere dei fili narrativi, dei fili conduttori che ci potessero permettere di dare poi al visitatore finale, all'utente finale, un'idea del personaggio, del narratore, un'idea del percorso, del tema che si andava costruendo.
Qui ad esempio siamo in una fase di elaborazione, siamo già all'Istituto Rossellini e Sharif, che è uno dei ragazzi afghani, continua ad elaborare le sue storie, a imparare, a ricordare la narrazione del mio Islam, qui vedremo. E qui abbiamo i 6 percorsi tematici che verranno ben prestissimo presentati al pubblico e spero insomma, che anche voi possiate sperimentare questa nuova forma. Abbiamo 6 percorsi tematici, la connotazione di visita personale con un narratore rimane, ogni percorso vedete ha un titolo tematico, Mondi segreti, quindi è il tema del percorso, ma il percorso è la chiave di lettura principale del percorso, è al museo con Gandhi e Njok. Njok è Ghana, è rappresentante dell'associazione Kellam camerunense, e Gandhi Perez è un referente dell'associazione della comunità peruana di Roma, quindi è un ragazzo di seconda generazione migrante, e in questo caso diciamo, i partecipanti al laboratorio erano diversi migranti che avevano partecipato, soprattutto per la comunità peruana, avevano collaborato in 2 o 3 persone. Alla fine abbiamo diciamo, scelto con loro di rendere, di costruire questo percorso Mondi Segreti come se fosse un dialogo tra Gandhi e Njok, perché già dal primo laboratorio si era creata comunque una sintonia molto forte tra queste due persone e insomma anche le loro storie si univano in un modo molto, molto interessante, e quindi abbiamo scelto di dedicare un percorso intero a questo dialogo tra Njok e Gandhi. Insomma. Il segno e la parola al Museo con Anna e Valentina è un percorso tematico sulla comunicazione. E siamo sempre al Museo Pigorini, un percorso che si sviluppa interamente nella sala di preistoria e racconta in qualche modo l'evoluzione umana attraverso il tema della comunicazione, quindi come, quando, attraverso quali modalità si sviluppa la comunicazione nell'uomo, però letto a partire da 2 ragazze sorde che hanno indubbiamente una visione della comunicazione, del comunicare differente da un udente. Quindi ogni tappa del loro percorso, loro appunto affrontano diversi sottotemi all'interno del macro tema del segno della parola e della comunicazione, in ogni tappa viene presentato un oggetto, un tema, un punto dell'evoluzione diciamo, della comunicazione umana. E questi brevi riferimenti al contesto archeologico in cui ci troviamo sono però fanno da contraltare a una visione della comunicazione interna alla comunità dei sordi. Quindi è un percorso in LIS, in lingua dei segni, e ha una connotazione molto forte perché dà un punto di vista sulla comunicazione dell'uomo inedito in qualche modo. Questioni di morte, questioni di vita, in questo caso siamo con un archeologo, sempre al Museo Pigorini, il percorso si sviluppa nella preistoria, nella sezione di preistoria, Mondi Segreti invece si sviluppa interamente nella sezione di etnografia. Allora, questioni di morte, questioni di vita, è un viaggio, diciamo, attraverso 6 reperti del Museo Pigorini, che ci rimandano diciamo, a contesti funerari, ma questi contesti funerari vengono in qualche modo animati attraverso la rievocazione della vita dei nostri antenati. E lo facciamo con un archeologo, un giovane collaboratore del museo, che ci ha aiutato appunto nella realizzazione di questo percorso e che dà un'impronta molto autobiografica al racconto dei reperti, quindi è una prospettiva diversa, anche se forse è il percorso diciamo, più classico rispetto alle visite guidate a cui siamo abituate, ma comunque rientra
nell'ambito di questa dinamica, di questa prospettiva autobiografica, perché appunto ogni oggetto viene in qualche modo ricollegato a un'esperienza vissuta e a un approccio personale. L'Oriente in armonia abbiamo il percorso della scuola Manin, quindi la musica. 8 strumenti musicali vengono presentati da diversi studenti della scuola Manin. Il ritorno in Tibet, non ne abbiamo parlato, ma è il caso di farlo adesso. Siamo con Dechen Sepa e Giulia. Dechen Sepa sono un monaco tibetano e una donna rifugiata tibetana che vivono in Italia, e Giulia è un'esperta in Tibet, e anche qui insomma il percorso si sviluppa come un dialogo tra i vari narratori. Il mio Islam, già citato, Ali e Sharif, afghani, raccontano una delle sale del Mnao, quella dedicata all'Islam in Afghanistan, e raccontano 8 oggetti da una prospettiva esperienziale, autobiografica, quindi è un Islam visto dall'interno, attraverso le pratiche familiari, attraverso i ricordi della vita in Afghanistan, e quindi in qualche modo si restituisce degli oggetti in qualche modo distanti dalla nostra cultura, dalla nostra cultura appunto occidentale, attraverso comunque uno sguardo più intimo alle collezioni. Quindi le caratteristiche comuni del progetto appunto sono 3 percorsi per ogni museo, anche nella loro così ricchezza e disomogeneità, uno storytelling diciamo legato a dei personaggi, dei narratori, ma anche tematico, quindi dove appunto la guida in soggettiva si abbina a un tema, alla presentazione di un tema. Ogni percorso ha da 1 a 3 narratori, e fa eccezione al caso della Manin, dove sono più i ragazzi. Ogni narrazione ha dalle 6 alle 8 postazioni, quindi 8-6 oggetti, 8-6 storie, contesti, e ciascun percorso dura, diciamo, la parte proprio narrativa, dai 2 ai 4 minuti. La fruizione, questo è un punto molto importante, la fruizione dei percorsi avviene con una logica non lineare. Che cosa vuol dire? Che in entrambi i musei non c'è un percorso obbligato. Nel Museo Pigorini al primo piano troviamo 3 sale, Africa, Oceania e Americhe, che diciamo danno su un atrio molto ampio, quindi il visitatore può iniziare da una sala piuttosto che da un'altra, e lo stesso anche in preistoria, anche se c'è diciamo un percorso con un inizio e una fine, la fruizione delle collezioni può avvenire diciamo in modo molto più discontinuo. Quindi abbiamo lo stesso discorso si può fare per il Mnao, quindi abbiamo scelto di privilegiare una logica di fruizione delle diverse postazioni che non avesse diciamo un punto A, un punto B, un punto C, ecco. Non c'è una conseguenzialità nelle diverse postazioni, ma diciamo il visitatore che sceglie l'oggetto, crea il proprio percorso e può cambiare anche da un percorso all'altro se sta nello stesso museo. Quindi la fruizione avviene in modo molto libero. Io visitatore arrivo al Museo Pigorini, mi trovo nell'etnografia, posso decidere di iniziare dalla canoa Sopacarina e poi andare in Africa, e quindi di in qualche modo esaltare un po' questa necessità, la libertà della fruizione, e anche a aumentare una dimensione interattiva nella costruzione del proprio percorso, perché appunto nel caso della preistoria nel Museo Pigorini è nei percorsi del Museo d'Arte Orientale, noi troviamo diversi percorsi contemporaneamente nelle stesse sale, semmai anche nelle vetrine accanto. Quindi il visitatore può scegliere di seguire un percorso oppure di cambiare, di muoversi liberamente all'interno dei diversi percorsi.
Ogni percorso appunto ha un tema, ha dei narratori e ha un colore che rende visibile poi al visitatore la presenza di una postazione. E ogni percorso, ogni clip, diciamo, ogni narrazione ha poi degli approfondimenti extra, quindi alla fine della narrazione il visitatore può, su quell'oggetto e su quella tematica specifica, accedere a dei contenuti extra testuali o audiovisivi per saperne in qualche modo di più. Quindi diciamo che viene mantenuta un doppio binario: da un lato una dimensione fortemente narrativa, esperienziale, dall'altro comunque degli approfondimenti che riportano anche a dei linguaggi più specialistici, un sapere più verticale, una conoscenza insomma più approfondita per coloro che hanno bisogno anche di approfondire degli aspetti. Si leggono? Cioè come si fruiscono? Adesso vediamo. Ah, ok. Adesso. Non l'abbiamo detto, però ci arriviamo. E come siamo arrivati? Comunque si ascoltano, si vedono con dei tablet. Adesso anticipo perché è una domanda che resta così in sospeso. Si ascoltano attraverso dei tablet e quindi con la realtà aumentata, con la tecnologia della realtà aumentata, non anticipo troppo. Allora, come siamo arrivati alla costruzione di questi 6 percorsi che abbiamo visto tematici? Abbiamo costruito delle sceneggiature, quindi abbiamo preso i testi, come dicevamo prima, li abbiamo trattati, abbiamo costruito dei rimandi tra storie nel caso in cui dovessero comparire 2 narratori per una stessa postazione, quindi le storie di Jock dovevano in qualche modo essere ricollegate a quelle di Gandhi attraverso dei dialoghi, e abbiamo diciamo, scelto trattato il materiale e poi abbiamo realizzato degli storyboard come questi ad esempio, molto semplici, in cui appunto i 2 narratori venivano posizionati, vedete, è molto un po' criptica come storyboard, però insomma le 2 sagome sono posizionate, sì. E sono posizionate, è uno storyboard che serviva a noi per realizzare poi le fasi successive del progetto, venivano appunto collocati nello spazio del museo e con delle indicazioni tecniche, sono soprattutto degli storyboard per i tecnici, per l'esperto di multimediale che realizza, che sta realizzando l'applicazione, e per realizzare le riprese delle narrazioni, perché andiamo a questo. Prima delle riprese abbiamo realizzato però delle prove in museo, quindi i narratori, dopo aver realizzato le sceneggiature, dopo aver realizzato gli storyboard, sono ritornati in museo con noi e abbiamo provato proprio le narrazioni nel luogo dove poi il visitatore le rivedrà. Ecco. Qui Jock e Gandhi che provano una scena di fronte al fardo, nella sala Perù delle Americhe, e andiamo poi velocemente alla fase, diciamo, topica, anche qui, un'altra fase topica, quella della registrazione delle narrazioni. Ed è una fase molto delicata perché appunto avevamo lavorato con dei laboratori, all'interno dei laboratori, soprattutto alla produzione dei testi scritti, qui si trattava di ritrasformare in qualche modo delle narrazioni, delle suggestioni che venivano comunque da un contesto più orale, ritrasformarle di nuovo in narrazione orale, in narrazione. Qui siamo nei teatri di posa dell'Istituto Rossellini, Roberto Rossellini di Roma, che è un istituto statale di cinema e TV. La nostra troupe era composta da 2 professori di una classe quinta e quarta e da un gruppo di ragazzi, dagli studenti della scuola Rossellini. Anche questo è stato molto interessante perché ha creato comunque un partenariato, una collaborazione molto interessante, perché avremmo potuto chiamare degli esperti, affittare una sala in chroma key e realizzare delle cose con dei professionisti. Invece abbiamo voluto, diciamo, far diventare anche questo aspetto della registrazione delle storie un momento formativo per degli studenti che si stanno formando per diventare dei professionisti. E qui appunto vediamo i ragazzi alle prese con una delle luci, e qui Gandhi e Jock
la stanza verde, nella... Allora, a che serve questo? Sapete? A che serve il chroma key? Sì, esatto. Sì. Allora, praticamente l'idea è appunto di registrare i narratori in un set neutro, comunque verde, perché poi ci serviranno quello, i narratori estrapolati da un contesto, come si fa negli effetti speciali del cinema. Questo significa che la registrazione dei due narratori o del narratore singolo potrà essere poi presa, catturata e posizionata in un altro contesto, in un altro, con un altro scenario, quindi cambiare lo sfondo. Quindi abbiamo il narratore nella sua presenza fisica e basta, e quindi insomma facilita il lavoro, permette di scontornare, come si fa per Photoshop, scontornare in questo caso il video, e quindi un'immagine in movimento. Ho detto bene? Qui abbiamo Claudio con appunto il chuck di una delle sue clip, e quindi anche in questo caso la metodologia, cioè le modalità della registrazione è cambiata, cambiava di volta in volta a seconda dei narratori. E ci sono stati alcuni che sono, diciamo, termini così, dati a braccio, quindi avevano le loro sceneggiature, le avevano, diciamo, erano storie che avevano prodotto e hanno deciso di improvvisare su un canovaccio. E in altri casi abbiamo invece, c'è stata la necessità di costruire dei gobbi e quindi di aiutare il narratore a seguire la propria storia, il proprio percorso con appunto dei cartelloni che, insomma, che aiutavano il narratore a raccontare. E qui abbiamo registrato quindi le narrazioni, laboratorio, produzione delle storie, elaborazione delle sceneggiature, registrazione delle narrazioni, quindi abbiamo delle storie, che ci facciamo con queste storie? Naturalmente delle storie avranno bisogno anche di fondi, scenari, e qui entra in gioco la Scuola Internazionale di Comics, partner del progetto, e quindi avevo già parlato dei nuovi allievi, delle classi di fumetto e di illustrazione che ci hanno aiutato a realizzare degli sfondi non per tutta la durata delle narrazioni, ma per in alcuni momenti delle narrazioni, per, diciamo, rendere ancora più immersiva e aggiungere a già uno storytelling, diciamo, di narrativo, ecco, anche se è una sovrapposizione, uno storytelling visivo. Quindi aumentare la capacità, la risorsa narrativa attraverso comunque una storia per immagini. In questo caso vediamo dei fondali di ricostruzione di contesti archeologici del percorso di Claudio, di questioni di morte, questioni di vita. Qui abbiamo il percorso, le bozze, i bozzetti del percorso del ritorno in Tibet. Che anche questi sono degli scenari. In alcuni casi abbiamo degli sfondi, in altri casi abbiamo proprio delle narrazioni di storie, nel senso ci sono dei momenti all'interno delle clip, delle varie postazioni dove il narratore racconta una storia, semmai di infanzia o un mito, un elemento narrativo di per sé. In questi casi, in alcuni casi, questa storia è stata animata con delle tavole che funzionano tipo fumetto, quindi le parole del narratore sono abbinate a dei disegni e quindi animano e rendono ancora, diciamo, più immersiva l'entrata nella storia del narratore. Ecco. Quindi dicevo prima appunto della difficoltà qui del passaggio dal testo scritto alla narrazione orale, che è stato uno dei punti critici anche del progetto, che ci ha fatto ipotizzare eventualmente in futuro, se si riuscissero a trovare, cioè una possibilità, se riuscissero a trovare una possibilità di dare continuità a questo progetto, di dare più attenzione a questo passaggio. E in altri casi, poi ne vedremo domani degli esempi, altri progetti simili hanno inserito in questa fase un professionista che si occupa di narrazioni in dimensione di performance, quindi una persona che lavori col teatro, un attore, insomma, che faccia
che segue un po' questo passaggio dallo scritto all'oralità e che aiuti il narratore a interpretare il proprio testo in un modo, diciamo, più efficace e performativo. Quindi veniamo alla continuità di cui parlavamo all'inizio. Quindi abbiamo parlato di quattro parole chiave, della partecipazione, quindi l'allargamento del partenariato, la dimensione laboratoriale, quindi il potenziamento della dimensione laboratoriale attraverso l'uso di una metodologia, di facilitatori e di una struttura più forte del momento laboratoriale. Abbiamo realizzato poi delle narrazioni, registrandole, e per dare continuità a tutto questo, perché insomma siamo partiti da progetti europei che poi terminavano senza, diciamo, un catalogo delle esperienze, ma non lasciavano una traccia permanente nel museo dell'esperienza realizzata. Soggetti migranti, nel caso di Redmi 2, era stata una mostra temporanea. La maggior parte degli oggetti su cui avete visto la doppia didascalia, il coinvolgimento emotivo e affettivo dei vari partecipanti, provenivano da depositi, e i depositi sono ritornati alla chiusura della mostra. Quindi il visitatore non può avere più traccia, se non nel catalogo, ma sappiamo che i cataloghi poi si rivolgono semmai a un pubblico specifico. Il visitatore non aveva più traccia di un'esperienza realizzata. Allora, diciamo che l'esperienza del Museo Com poteva essere ricca e importante per tutti i partecipanti, anche fermandoci a questa fase, ma questo avrebbe creato comunque una familiarizzazione, un accrescimento delle proprie esperienze all'interno del processo di partecipazione, senza comunicare, disseminare e rendere questa esperienza un modello e una modalità anche di fruizione delle collezioni da parte di terzi che non hanno partecipato al progetto, ma che potrebbero, diciamo, beneficiare dei risultati. E quindi l'idea, già dall'inizio, insomma, era quella di dare continuità alla fruizione delle storie, non rendere l'esperimento narrativo una parentesi che poi terminasse in un catalogo o comunque in qualcosa che andava lateralmente, che si collocava lateralmente rispetto alle sale permanenti del museo. Per questo la scelta già dall'inizio di lavorare su oggetti esposti nel museo, che quindi fossero accessibili e quindi fruibili da tutti. Quindi dare continuità, e l'idea è appunto quella di costruire, di rendere proprio, lo spirito del progetto è quello di essere un format implementabile. Quindi queste sono le due caratteristiche che poi ci hanno portato alla scelta dello strumento che rende fruibile queste storie da parte del visitatore che verrà al museo. Quindi rendere questa esperienza di visita il più possibile interattiva, immersiva, emozionale, attraverso la costruzione di un'applicazione web che appunto renda fruibile i contenuti realizzati nei laboratori di narrazione e scrittura attraverso dei tablet, degli smartphone. Sappiamo, insomma, la grandissima diffusione che negli ultimi anni e la democratizzazione anche questi strumenti hanno avuto, e puntare anche sulla tecnologia, sullo strumento appunto della realtà aumentata. Adesso vedremo che cosa vuol dire, cioè rendere una performance, quindi un atto narrativo singolo, irreplicabile, in qualche modo replicabile e visibile in continuità. Qui siamo alla progettazione appunto dell'interfaccia dell'applicazione. Vedete Alessandro Flemma che presenta una demo cartacea di quello che appunto è il contenuto e l'interfaccia appunto dell'applicazione. Qui siamo sempre nello storyboard all'interno dell'applicazione, quindi come si presenta il progetto all'interno del tablet. E qui vediamo in qualche modo una demo di quello che sarà, anche molto semplificata perché è in preparazione, quindi è una visione, diciamo,
di quello che sarà il progetto. Allora, il visitatore va in uno dei due musei, quindi è al Museo Pigorini e al Museo Tucci. Una schermata di questo tipo apparirà sul tablet e il visitatore potrà scegliere in quale museo sei, sono nel Museo Pigorini o nel Museo d'Arte Orientale, sceglierà, cliccherà su una delle icone relative al museo. Con questo dispositivo, con questo tablet, allora il tablet potrà essere preso presso la biglietteria dei due musei con già l'applicazione caricata, oppure l'applicazione potrà essere scaricata da casa tramite i portali dei due musei, oppure scaricata anche nelle aree wifi dell'ingresso dei due musei. Quindi ci sono tre modalità, quindi chi sa già che c'è il progetto e ha già un tablet può farlo da casa, oppure può arrivare in museo, scoprire del progetto e scaricare l'applicazione su un telefonino, oppure se non ha a disposizione un tablet o uno smartphone, oppure vuole vedere il prodotto con uno schermo un po' più grande, può prendere gratuitamente il tablet nel punto informativo, nell'info point dei due musei. E, prego. Mi fai la domanda? Volevo sapere se questa applicazione poi è fruibile solo nel museo oppure dà la possibilità di vedere il museo in modo interattivo anche se non lo visito fisicamente. Allora, no, non è una visita virtuale del museo, è un'applicazione che, diciamo, lavora a diversi livelli. Ci sono dei contenuti che sono visibili anche fuori dal museo, come i video introduttivi dei vari percorsi. E quindi in ogni percorso, la schermata di ogni percorso presenta una prima clip dove i narratori presentano se stessi e il percorso. Questa può essere vista anche fuori dal museo. I contenuti aggiuntivi extra di cui vi parlavo possono anche essere visti da casa o scaricando in un secondo momento, senza la presenza del visitatore in museo. Invece le narrazioni, quindi le storie che sono state registrate al Rossellini, che sono state scritte e poi registrate, sono visibili solamente nel museo e in alcuni punti particolari, quindi in corrispondenza dell'oggetto che viene raccontato. Quindi in corrispondenza dell'oggetto ci sarà un'immagine del colore del percorso con un titolo, con il titolo della postazione. Il visitatore dovrà puntare il tablet sull'oggetto e quindi con la tecnologia della realtà aumentata, attraverso questa lente magica del tablet, compariranno i narratori, gli sfondi e altri elementi di raccordi narrativi visivi legati a quell'oggetto. Quindi è una fruizione che è un contenuto che viaggia su due livelli: da un lato appunto un invito visibile anche dall'esterno e dei contenuti extra che il visitatore può leggere e approfondire con calma anche da casa, in un momento sedendosi in una parte del museo e leggendo con calma i testi e guardando le fotografie o i video che compongono i contenuti del saperne di più. Invece le narrazioni sono proprio legate a un luogo specifico, quindi per attivare le storie bisogna essere presenti al museo, bisogna guardare il museo e guardare degli oggetti. La cosa interessante è che di solito nelle applicazioni, nelle strumentazioni di questo tipo, spesso il visitatore rischia di essere, l'attenzione viene focalizzata sullo schermo e si perde un po' di vista il museo. Invece attraverso la realtà aumentata il museo viene comunque, l'oggetto è comunque visibile perché è la telecamera del tablet che inquadra l'oggetto, quindi si vede la realtà che si vedrebbe dalla telecamera quando facciamo un'immagine
è un contenuto aggiuntivo, in questo caso i narratori, gli sfondi, altri oggetti che si aggiungono a quella realtà, rendendo, diciamo, dando la presenza del narratore e dando la possibilità al visitatore di ascoltare la storia dalla viva voce del narratore in quel momento, in quella postazione specifica. Non sostituisce. Sì, esatto. Sì. Il museo è la finalità è quella di portare persone al museo. Poi ci sono progetti altrettanto validi che comunque realizzano delle visite virtuali, fruibili via web o tramite altre applicazioni che permettono di, in qualche modo, di portare il museo a casa. La finalità in questo caso era quella invece di comunque portare, stimolare, dare uno strumento in più per avvicinarsi all'oggetto, quindi avere uno strumento che si aggiunge alle tradizionali modalità di mediazione dell'oggetto museale, quindi non sostituisce la guida specialistica, non sostituisce il pannello, perché semmai dopo la storia dei vari narratori io sono incuriosita e vado a leggermi il pannello, e questo nella proiezione, leggo il pannello, leggo la didascalia, mi soffermo su quell'oggetto perché siamo riusciti, quella storia mi permette di guardare l'oggetto da un punto di vista diverso, che non è il contesto archeologico, non è il contesto etnografico, ma è la voce di un narratore che semmai ha più tratti in comune con me, con cui entro in empatia, riconosco comunque una similarità nella storia e quindi che mi permette, diciamo, di attraverso l'altro narratore ritornare all'oggetto e creare questo circolo, diciamo, virtuoso tra il visitatore che fruisce, la narrazione e l'oggetto, perché spessissimo, nella maggior parte dei casi, anche se la storia porta comunque un contributo molto legato alla propria esperienza autobiografica, c'è un fortissimo legame con l'oggetto, e dall'oggetto che si parte all'oggetto si ritorna. E quindi c'è una circolarità, e a questa circolarità abbiamo voluto inserire il visitatore, che in qualche modo si può sentire coinvolto attraverso una presentazione inedita e, diciamo, inusuale delle collezioni. Vedete, questo è il meccanismo. Io scelgo il percorso, nel museo qui abbiamo simulato le possibili tre vetrine del museo, ci sono tre oggetti che fanno parte di tre percorsi diversi. Se sono di fronte, se voglio vedere la storia, la narrazione del percorso blu, clicco sull'immagine blu, mi avvicino alla vetrina blu e lì partirà Claudio che mi presenterà una storia o un contributo appunto narrativo su quello specifico oggetto, e poi posso cambiare, tornare indietro, cambiare percorso e avvicinarmi all'oggetto verde piuttosto che a quello arancione. Quindi considerate che appunto per ogni percorso abbiamo 6-8 oggetti e sono tre percorsi per museo, quindi comunque non copriamo tutti gli oggetti, è una chiaramente all'interno di un percorso pilota e comunque è uno delle varie possibilità di fruizione delle collezioni museali che non si sostituisce alle altre. Diciamo che immaginiamo un visitatore che viene al museo, visita le sale e quando incontra delle postazioni può appunto usufruire di una mediazione ulteriore e diversa. Qui appunto inquadriamo l'oggetto, quello che già vi ho detto, e questo è proprio stilizzato, emergono, cioè compaiono i due narratori con il video registrato e quindi una narrazione in diretta. Prima di vedere le prossime tappe però, se volete, vi farei vedere una narrazione, se volete la possiamo... Qui vedete siamo comunque, sì adesso ingrandisco, non siamo da nessuna parte perché questa è la narrazione. Ma quanto è lunga questa barca? Allora, aspettate, ve la presento prima. Praticamente abbiamo la traccia narrativa pura, quindi in questo caso
quello che il visitatore vedrà non è chiaramente questo, nel senso noi siamo in un ambiente neutro e la registrazione come è stata realizzata al Rossellini, perché appunto è impossibile in qualche modo farvi vedere una demo del prodotto, perché appunto è un prodotto fruibile solamente nelle sale. L'unica cosa che avremmo potuto fare era quello di registrare un utente X che vabbè. Però diciamo in questa fase del lavoro abbiamo la possibilità. Qui siamo, il percorso Mondi Segreti, Museo Pigorini, Giocche e Gandhi, che presentano e si dialogano intorno a un oggetto, che è un oggetto molto grande, una canoa, che proviene dall'Oceania, dall'arcipelago della Melanesia, come dirà lo stesso Jock, ed è un oggetto particolarmente importante, soprattutto per chi studia antropologia, perché è stato appunto studiato da Malinowski, l'antropologo Malinowski, e da vari altri studiosi, perché fa parte di questa, è una canoa cerimoniale che viene utilizzata in spedizioni per costruire relazioni, quindi all'interno di un circuito di scambi di doni, quindi è una di quegli elementi fondativi anche della disciplina dell'antropologia, quindi molto importante, e viene appunto presentata da Jock e Gandhi, quindi un video non pulito chiaramente, quindi vedetelo come una fase momentanea del lavoro. Verrete poi al Museo Pigorini al MLAO a vedere poi il risultato finale, non lo svelo perché vedete, loro fanno finta di guardare qualcosa perché faceva parte della sceneggiatura. Ma quanto è lunga questa barca, Angiola? Perché qui c'è la barca. Saranno 12-14 metri minimo, qui. Lo sai, dicono che questa barca sia arrivata dall'arcipelago della Melanesia, l'arcipelago, tante isole, e quindi si parte da un'isola per andare nell'altra isola. E questo si fa portando dei doni, ma anche solo per fare visita, però portando dei doni, perché i doni servono a loro per insaltare dei legami economici e dei legami culturali. Portano conchiglie, portano di tutto, collane, bracciali, cioè portano di tutto. Interessante. A me invece mi fa venire in mente la festa che si festeggia il 29 giugno a Chorrillos, è un quartiere che si trova a Lima, la capitale del Perù. È la festa di San Pedro e San Paolo. I pescatori, fanno una specie di processione al mare, nel mare, per ringraziarli e augurarsi una buona e una pesca sempre più abbondante. E si donano dei fiori, mantelli, e infine si radunano tutti quanti per mangiare insieme e ringraziare chi ha contribuito. Insomma, è questo il segreto del dono, creare relazione. Eh sì, è vero. Ma io ti voglio raccontare una cosa, non odio a nessuno, però guarda, è una cosa molto seria per me, perché è un dono che mi diede mio nonno. Mio nonno, il padre di mio padre, una persona, una serietà. Allora, lui mi raccontò una storia. Era una storia, però di solito chiamava tutti quanti, ci sedevamo e ci raccontava la storia. Invece, questa volta, chiama solo me. Il dono era solo per me. Io sono andato, ho ascoltato questo racconto che riguardava gli uccelli. Erano tutti un racconto fantascientifico. Mi ha spiegato come gli uccelli toglievano la testa, se la rimettevano. E non morivano però, stessa cosa qui. Toglie la testa e poi non muori. Mi ha dato questo dono e io, è una cosa che non scorderò mai. Era una cosa proprio veramente che mi è arrivato al cuore, mi è rimasta e non me la scorderò, mai. Non ti sto a seguire, uccelli, nonno. Senti, lascia perdere, queste sono cose serie, vedremo, ne parleremo. Però sai, col tempo, dai tempo al tempo.
quando vedi una cosa, dai tempo al tempo, col tempo capisci. Ok? Ok. Ops. Io apro il PowerPoint. E adesso siamo... Vabbè, comunque. Ce ne sono tantissime altre narrazioni, però vedo che il tempo, insomma, siamo alle 6:05. Tutto questo sarà incamerato in questa applicazione ed è solo, diciamo, un livello, quello della narrazione. Ci sono diverse narrazioni, adesso fuori contesto, senza l'oggetto è un po' così, insomma, sembra una scena anche surreale di loro. Però vi facevo vedere anche questo in particolare, una clip di questo, di uno dei percorsi che ha anche un impianto un po' diverso dagli altri, perché appunto un dialogo molto stretto anche, insomma, tra i due narratori, ed ha una dimensione, diciamo, molto, molto narrativa, ecco, dove l'aspetto dell'esperienza dei diversi narratori emerge molto di più. In altri questa dimensione è un pochino meno forte, insomma, dipende dal percorso e anche dal coinvolgimento del personaggio. E allora, per concludere, e poi semmai vediamo se ci sono delle curiosità e delle altre questioni, insomma, l'idea appunto è stata quella di costruire questi 6 percorsi, iniziare a buttare le basi, a mettere le basi per un prodotto il più possibile implementabile, anche appunto si diceva attraverso altri progetti educativi, in modo da poter coinvolgere come narratori intanto altri visitatori, altre tipologie di visitatori o altre persone appunto che vorranno essere appunto narratori e guide speciali dei due musei. Dall'altro lato, insomma, abbiamo anche ipotizzato la realizzazione di di rendere possibile per il visitatore di rispondere in qualche modo alle narrazioni, a quello che viene, diciamo, fruito attraverso il tablet, attraverso la scrittura anche di storie. Quindi adesso vedremo come, ritornando un po' a quel circolo che dicevamo tra oggetto, narratore e visitatore, di dare la possibilità al visitatore anche di partecipare con delle proprie storie alla fine dei percorsi per aggiungere elementi al percorso stesso, o diciamo anche attraverso modo più semplice, lasciando delle storie in una teca, insomma, in un bussolotto. Quindi stiamo cercando di ipotizzare anche un'implementazione in questo senso, per dare, diciamo, anche al visitatore la possibilità di sperimentare nel suo piccolo, insomma, queste modalità, e poi, diciamo, continuare nella realizzazione di percorsi narrati con questa metodologia quando, appunto, nei prossimi anni, quando ci sarà l'opportunità di aggiungere percorsi per rendere il più possibile le visite appunto multivocali e aggiungere pezzi nel museo. Ci sono curiosità, domande? Io direi che, insomma, possiamo fermare qui. Un progetto bellissimo per chi è appassionato di storie, penso che, insomma, sia stata senza dubbio una bellissima esperienza, e credo anche per chi ha partecipato al progetto lo sia stato. Poi magari, insomma, domani che continuiamo a parlare di storytelling, ci racconti anche un po' qual è stato il feedback che avete raccolto, insomma, anche le sensazioni, le impressioni, certo, di chi ha partecipato a questa esperienza che, come appunto dicevi tu, è facilmente replicabile, direi, in qualsiasi museo, gestito da persone di buona volontà alla fine.
e che hanno un minimo anche di apertura mentale nei confronti di questo tipo di progetti, che sono facilmente realizzabili e che senza dubbio contribuiscono nel loro, come dire, apparente piccolo mondo a offrire anche un'immagine completamente diversa del museo e delle sue collezioni, appunto molto più emotiva, molto più partecipativa, molto più immersiva. Quindi insomma speriamo che il Pigorini possa fare da esempio, da aprifila per altri progetti simili. Grazie mille a Rosanna e noi ci vediamo domani per un altro workshop senza streaming, quindi chi è interessato deve venire qui dal vivo a trovarci a Bari e continuiamo domani a parlare di storytelling al museo. Grazie.